Thank you.
Thank you.
Grazie. Cosa stai facendo? Barrendo, Barrendo, Jack, Barrendo, Barrendo, saluta. Ciao Barrari. Ah no, non c'è la voce così, non me la ricordo. No, Jack. Comunque, così, dopo questa musica, Christian, mi fai neanche la voce di Johnny Depp. E c'è la, e come c'è la voce un po' più, più piccolina. Gag Swim, grande applauso, facciamo un grande applauso. Bravissimo. Mamma, è fantastico. Un piccolo concerto dal vivo per noi qui alla Movie Land Celebration Day. Ciao Valerio. Ciao Christian. Siamo senti. Pronti a cominciare alla grande proprio. Sì, ma senti Valerio, ma prima di lasciare Gag, se vuoi chiedergli qualcosa. Ma certo, io vorrei sapere intanto come ti è venuta in mente questa idea del sax e da quant'è che studi questa cosa del sax, perché veramente è pazzesco quello che riesci a ricreare. Grazie mille. Allora, il sassofono lo suono da un po' di anni, 15 anni più o meno, quindi un po' di anni, però sono un nerd della musica, mi definisco nerd della musica, per cui mi piace suonare tutte le sigle dei cartoni animati, film, videogiochi, possibile immaginare. Quindi mi sono dedicato a questo settore qui. Quindi grazie mille. Beh, a comunque, a Movieland e voi per avermi invitato. Ma va, grazie a te, va, è stato, anzi, va, è un periodo dove appunto dicevamo che gli artisti si stanno reinventando, quindi ho visto tante live da parte di cantanti, musicisti, anche che si mettono insieme, fanno cose anche corali ormai con la tecnologia, quindi fantastico. E anche tu nel tuo piccolo ti alleni tutti i giorni, sempre. Sì, sì, ogni giorno mi alleno per avere anche, diciamo, ho sentito, qualcuno diceva il fiato, sì, anche sul fiato devo allenarmi tantissimo per tenere, per fare un pezzo dopo l'altro, perché non è semplicissimo anche da questo punto di vista. Beh, Gax, vale, lo salutiamo e spero di, sicuramente ci rivediamo per un'altra diretta, perché è fantastico. Lo spero, anch'io, grazie mille. Assolutamente. Ciao Gax! Ciao! Ciao! Gax Win! Grande Gax Win! Salutiamolo e insomma a tutto Gax, allora, Vale, a tutto Gax, ragazzi, mamma mia, e a tutto Sax anche, veramente veramente bravissimo, veramente bravissimo, ed è proprio il modo per entrare nel mood, perché insomma, visto che non possiamo essere fisicamente a Movieland, lo facciamo tramite tante cose, tra queste la musica, e quindi si comincia. Azione. Ciao Chris. Senti, allora, veramente oggi abbiamo una valanga di ospiti, un sacco di cose, parleremo della storia del parco, parleremo degli artisti in generale. Io chiedo a tutti quanti voi, sostenete il parco, ma anche tutti i parchi d'Italia, quindi condividete questa diretta, perché ci saranno un sacco, anzi, se avete anche i bimbi, c'è una bella sorpresa per tutti voi, quindi restate collegate, perché faremo anche un piccolo laboratorio con i bambini. Giusto, Vale? Rimanete, esatto, perché sarà un po' per tutti la giornata di oggi, proprio per farvi divertire, farvi un po' sognare con tanti ospiti che proprio porteranno un po' del loro e di quello che hanno spesso portato appunto a Movieland. Ma non siamo soli, Cristian, ricordiamo sempre che io e te, qua, oltre agli ospiti, abbiamo qualcun altro che ci guarda e ci osserva. C'è uno che pigia i tasti, lo sai? Comparire. Ci sono io e nascosto c'è anche il nostro Six, nascosto nei meandri del web, che mi dà una mano. Ecco, siamo tutti coordinati. Valentino. No, dicevo. No, dicevo, ci sono tanti ospiti, quindi avrei un bel da fare. Quindi lui, Simone, dovrà insomma tenere insieme tutti i pezzi, mandare i video, collegarsi con gli artisti che si collegheranno con noi, quindi un bel lavorone e dai, partiamo, via, grazie Simo, ci vediamo tra poco. A dopo. Vale, ci sei? Io qua non so se è la linea, ti vedo in stop. Ci sei? C'ho perdita di campo. Sì, ci sono, ci sono, io ci sono. Mi vedete? Io ti vedo. Urca. Mi vedete, mi sentite? No. Sì, sì, più o meno. Lo vedevo a pezzi. Lo vedo che va e viene, Vale. Urca, vale. No, dai. Ci sono, ci sono. Allora, da cosa partiamo?
Da cosa partiamo? Da cosa partiamo? Partiamo da qualcosa da far vedere, quindi iniziamo a scoprire i set famosi. Allora, sì, allora una cosa che volevamo farvi vedere sono alcuni video di personaggi famosi, perché sono cantanti, che sono stati a Movieland per realizzare i loro video, perché Movieland, oltre ad essere un parco a tema, un parco divertimento sul mondo del cinema, è anche un set vero e proprio, stile Universal Studios, siamo gli studios italiani. Ecco qua, allora, date un occhio, vediamo se indovinate le location dove è stato girato questo video. Questo è un video del grande Cesare, eccolo lì, Cesare Cremonini, Latin Lover. Fidati di me, non sono un Latin Lover. È stato bello comunque averli nel parco. Ecco, come avete visto prima c'era l'Horror House comunque, e qui vabbè si riconosce per gli appassionati dove si mangia il pulastar. Vediamo se Valerio tu riconosci le zone? Questo è il Medieval Times, eccolo là, guardate che roba. Qui siamo a Rambo. Perché io non vi sento più, forse sono io però. Ti vedevo a pezzi, ogni tanto ti perdo. Eccolo lì, qua siamo sempre, siamo alla fazenda di Zorro. Adesso Vale lo perdo ogni tanto, non so. Ecco, vedi, qualcuno sta rispondendo, riconosce le zone. Questa è una location del parco dove realizzavamo lo spettacolo di Zorro. Adesso questa zona del parco è chiusa, c'è in previsione di riaprire questa zona, però in un futuro prossimo. Ecco qua, bellissima sta scena di Zorro. E qua, ecco, spuntava il protagonista del video in un'altra location. Siamo all'Acqua Paradise, in quel tempo si chiamava così, adesso è Caneva. Siamo dentro il Caneva, guarda lì la Ida dice guarda Rado da giovane, che texano. Intanto Valerio mi è sparito dalla okay. Valerio esce, entra, sì, non lo so, vabbè, vado avanti da solo, mi sento solo abbandonato. Ecco, va, subito dopo siamo passati un altro set cinematografico di un altro grande artista, diciamo, dai, simpatico artista, DJ Francesco. Tira alto una mano, segui tu capitano. Qui siamo sempre all'interno di Caneva, girato tutto all'interno di Caneva. Vediamo se ne abbiamo un altro video, Simo. Un altro video, eccolo qua. Qui hanno girato all'interno del teatro. Vediamo se si vede qualche location più avanti. Vediamo. Ecco qua, sempre Caneva. È il più gettonato, eh? Qui siamo all'interno della Cadillac, della Main Street. Il laboratorio, perché avevamo il laboratorio degli effetti speciali del cinema. Ecco qua all'interno della nostra Cadillac in Street. Allora, intanto io... che vediamo le location, i nostri ospiti intanto si stanno godendo tutte le location di questi artisti che sono venuti a trovarci e hanno realizzato appunto i loro video. Volevo un po' parlarvi anche, insomma, della situazione parchi in questo momento. Io so che Gardaland, per esempio, che è insomma il parco più grande d'Italia, ha in previsione di riaprire ai primi di luglio. Noi stiamo lavorando insieme, insomma, c'è una alla fine i parchi comunque sono un'associazione che lavora anche insieme, e stiamo, diciamo, cercando una via comune per riuscire a ripartire con questa fantastica stagione, con tutti i progetti che c'erano in ballo. Ecco qua, vediamo ancora i vari set. Vi stavo dicendo, Vale, ci sei?
Ti vedo, Valerio? Niente, vedo la foto in stop. Vi stavo dicendo, i parchi stanno cercando una via comune sia di regolamentizzare, insomma, gli ingressi per la sicurezza del pubblico e sia anche per dare una direttiva anche per chi lavora all'interno del parco, soprattutto per il reparto artistico. Visto che parliamo di artisti in questo momento, la cosa più difficile è riuscire. Ah, i gemelli diversi! Sono loro? No, chi è? No, stavo intravedendo. Mi sembra, mi pare di Sì, sì, sono i gemelli sono loro. diversi. Gemelli diversi. Ah, è comparso Simo. Ma Simo, sai che cosa sta succedendo con Valerio? Dici che è Mi un sa che ha problema qualche mio di problema comunicazione. tecnico perché vedo che esce e entra, oppure sta facendo l'imitazione di Giulio Andreotti durante quella famosa puntata in cui era rimasto. Ma non sono io che ho problema di linea, no? No, 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 no. Tu Ah, sei funziona. perfettamente in forma, non hai problemi di linea, Ah, tranquillo. oh, grazie. Guarda che Appena roba. Allora, ecco qua. rientra, poi te lo mando dentro. Qui c'è la zona, ecco, questa è la zona del Terminator. Vecchio spettacolo. Poi non so se quando parleremo un po' di Movie Land Story, vedremo anche qualcosa del vecchio e buon Terminator. E intanto vi stavo aggiornando appunto sulla situazione dei parchi in generale in Italia. Stiamo cercando appunto di avere una via comune a quello che si stanno collegando in questo momento. Grazie Alberto, regolamentizzare. Ma no, mi impasto sempre quando dico questa cosa. Sì, stiamo cercando di regolamentizzare gli ingressi e anche e soprattutto, dicevo, la convivenza con il reparto artistico, perché io so già che ci sono parecchi movimenti, tipo anche all'estero, stanno iniziando a ricreare i drive-in, dove si mettono tutti come una volta, arrivano in macchina e si vedono i film al cinema oppure gli spettacoli, però comunque gli artisti sono sul palco e devono per forza avere delle regole stile famiglia, quindi perché comunque non penso che siano da vietare le vicinanze. Come faccio io a fare una scena di love d'amour se siamo a 1 metro di distanza? Come facciamo a scambiarci un tenero bacio se siamo a 2 metri l'uno dall'altro? Oppure un ballerino come fa a fare una presa aerea a distanza? Beh, volendo, se con qualche potere di telecinetica si potrebbe anche fare, però vabbè, comunque vediamo un po'. Purtroppo dipendiamo tutti dal. È vero dalle decisioni del governo, ma anche da come si muoverà questo virus che è venuto a trovarci in questo periodo della nostra esistenza. E spero che ci lasci presto. Comunque noi abbiamo voglia di viaggiare, di fantasticare in questa giornata, di divertirci. Come vedete, stanno continuando a scorrere le immagini dei set utilizzati. Questo è Magma, come vedete, lo set di Magma. Sì, vedo qualcuno ha sentito che il 15 giugno Gardaland potrebbe aprire, ma in realtà tutti possono dare delle date, ma se non abbiamo delle direttive e il governo non esce con i decreti giusti, non possiamo darvi una data certa. Speriamo da metà giugno, comunque le voci danno quella come data possibile, quindi da metà giugno si spera veramente di iniziare di nuovo a essere un po' più vicini. Ecco, quindi allora ci siamo fatto questo viaggio, abbiamo parlato un attimo delle news sui parchi di divertimento, quando potrebbero ripartire le attività. Quindi dicevamo da metà giugno potrebbe esserci un movimento, sia da parte nostra, Movieland, Gardaland, Mirabilandia, Leolandia, insomma, cercheremo tutti insieme di superare questo momento. È ora di continuare a parlare invece di Movieland adesso, divertimento. Abbiamo visto i set famosi, appunto, i set che sono diventati anche famosi di Movieland, dove tutti questi grandi musicisti hanno realizzato i loro video. Ed ora invece voglio invitare, sperando che non ci siano problemi di linea anche con lei, Diletta, dovrebbe esserci. Diletta, ci Ciao a sei? tutti, io ci sono e ti sento anche. Ti sentivo, adesso non ti sento più effettivamente. Riprendiamo velocemente. Diletta, adesso lasciamo lo spazio a te.
ci presenterai il nostro primo ospite, diciamo, della giornata, con cui si divertiranno i nostri piccoli amici e tutto il pubblico. Esattamente, esattamente. Allora ti saluto, Cristian, e presento. Ciao. Tutto tuo, io sto qua e ti guardo. Stai veramente lì e mi guardi? Oh. Sono a posto, sono più a posto. Beh, allora, abbiamo un ospite speciale oggi, appunto, che è molto, molto coinvolto nel progetto di Movieland, tra l'altro. Chi è? Lorenzo De Pretto! E adesso, magicamente, eccolo qui! Ciao, Lorenzo! Ciao, ciao a tutti! Ciao, Lorenzo! Ciao! Il primo fan ce l'hai di qua, guarda! Ho visto. Ci siamo divertiti un sacco a Lucca con... Tantissimo. Anche se eravamo sotto la pioggia. Sì, c'ero anch'io e volevo quello sketch assolutamente. Ti ricordi, Cristian? Ero lì che volevo vincerlo assolutamente. Senti, bene. Io vi posso lasciare soli? Mi posso allontanare? Certo, abbiamo bisogno di più spazio qua. Noi. Ecco, diamo spazio a Lorenzo e a Diletta, e soprattutto a Lorenzo. E ci vediamo tra poco, nel senso voi fate, arrivo, ci vediamo dopo. Fate. Okay. Bene, Lorenzo, come stai passando questo primo maggio? Oggi ho preparato un po' di materiale per voi che ho già consegnato a Simone. Sono le foto di Lucca e dell'intervento che ho fatto a Lucca. E niente, poi sono qui, insomma, che sto guardando la vostra diretta e speriamo di fare qualche bel disegno per il pubblico. Speriamo anche di arrivare alla fine senza altre interruzioni, esatto. Ma la forza della matita, perché appunto, diciamolo ragazzi, abbiamo questa sorpresina, munitevi quindi di foglio e matita, perché adesso si ragiona. Quindi sia i bambini ma anche gli adulti, tranquilli, perché oggi disegneremo che cosa, Lorenzo? Faremo un tutorial, un breve tutorial su come disegnare movie, logicamente. Tutti sono in grado di disegnarlo. È un personaggio abbastanza semplice, basta seguire alcune piccole regole che ora magari vedremo. Come vedete, insomma, Movie ha questa faccia, questo viso a forma di schermo. È stato pensato, quando è stato ideato, come uno schermo di un cellulare, perché insomma i tempi sono questi, e ha questo ciuffo che ricorda un po' la M di Movieland, no? E poi i colori istituzionali del logo del parco. Niente, è un personaggio, ripeto, molto semplice, si ispira un po' a dei personaggi dei videogiochi, ma anche ai personaggi Disney degli anni retro, degli anni 30. Questo occhio con lo spicchio, con riflesso a forma di spicchio, è caratteristico dei Topolino degli anni 30. Insomma, quindi ho cercato un po' di fare un mix Disney manga con questa bocca a forma che ricorda un po' i manga giapponesi e creare un qualcosa di nuovo. Spero di esserci riuscito, insomma. Beh sì, tra l'altro tu hai anche lavorato proprio al settimanale di Topolino, se non ricordo male. Sì, io disegno anche per Topolino qualche storia, ho fatto non tantissime perché ho cominciato da poco tempo con Topolino e un po' con l'esperienza che avevo acquisito un po' con Prezzemolo, insomma, con i fumetti di Prezzemolo, poi l'ho riportata anche un po' su Topolino e adesso spero anche con Movie, insomma, perché è previsto un fumetto anche con questo personaggio. Bene, io sono pronta comunque. Allora, io lavoro qui con l'iPad per praticità, mi metto anche gli occhiali perché ormai l'età è avanzata. Allora, Movie, ripeto, è semplice da disegnare, basta, adesso partiamo dalla testa. Spero riusciate a vedere. Sì, io vedo benissimo. Da un rettangolo praticamente, facciamo alcune costruzioni base, poi all'interno di questo rettangolo si fa un altro rettangolo un po' più spostato perché stiamo disegnando una figura di Movie a tre quarti. Ok. E andiamo ad arrotondare gli angoli.
E fin qua. E fin qua è abbastanza facile, no? Lo possono far tutti, giusto? Lo stai facendo anche tu, Diletta, vedo. Esatto, si vede. Allora, all'interno di questo secondo riquadro più piccolo lo dividiamo a metà, sia in verticale che in orizzontale, per poi dividere ancora in quattro parti, quattro zone, e diventano quindi otto zone alla fine. Alla base del primo, della prima zona disegniamo il primo occhio, che è una specie di ovale con lo spicchio di riflesso. Quindi queste sono praticamente le linee guida, un po' come quando si disegna un personaggio umano, che c'è la classica croce. Esatto, qua sono... esatto. Questo serve per mantenere sempre un minimo di proporzione, perché facendo più disegni è facile anche un po' che il personaggio si perda nelle proporzioni. In questo modo qua rispettiamo praticamente le linee base. Per ingegnoso. E questo aiuta anche a chi non l'ha mai disegnato a farlo in maniera proporzionata praticamente. Nella metà, nel centro di questa figura, appena sotto il centro, andiamo a disegnare il naso. Ok. Il nasino di Movie. Sembra un tasto. Esatto. La forma sempre rettangolare, ma smussata praticamente. Quasi una via di mezzo tra un rettangolo e un'ellisse. Sotto andiamo a disegnare la bocca, che come ho detto è quella tipica dei manga, quindi molto semplice anche questa da disegnare, con la sua linguetta. Poi andiamo a disegnare il ciuffo. Partendo praticamente dalla metà, andiamo sull'altra metà sopra della forma e disegniamo il primo ciuffo. Il ciuffo è nato, voleva ricordare un po' la forma della M, no? Abbiamo detto prima. Quindi, la M, sì. Esatto, vabbè, è una M molto arrotondata, però, insomma, la vediamo qua. Andiamo a cancellare le linee che non ci servono e come vedi, abbiamo il nostro Movie adesso bloccato. Poi vabbè, andremo a togliere tutte le linee che non servono in più, certo. Beh, ecco, io faccio un appello a chi ci sta seguendo, ragazzi, poi vogliamo vedere, cioè almeno io voglio vedere come avete fatto voi, perché non mi sta venendo esattamente come il suo. No, dai, basta fare un po' di pratica e poi, insomma, si riesce in modo più veloce. Anche le forme sono basiche, quindi, insomma, nel momento in cui andiamo a suddividere le zone è anche più facile poi prendere confidenza con il viso. Se vuoi, facciamo velocemente anche il corpo, ma molto, molto velocemente, così adesso non so i vostri tempi, quindi io vado sì, via. Sì, sì, penso che ce la facciamo tranquillamente. Vabbè, lui, Movie non ha il collo, praticamente un po' come Topolino, quindi ha un collo molto nascosto dal piccolo corpo a forma di pera. Andiamo a fare poi la struttura delle gambe, le braccia. Il corpo, insomma, è un corpo molto semplice da fare, dai. Le mani sempre a quattro dita, perché sai che i personaggi di fumetti classico, hanno le quattro dita. Lui nel petto riprende sempre questa M arancione. Onnipresente proprio. Esatto. Essendo la mascotte del parco di Movieland, giustamente. Ma tu lo disegni ad occhi chiusi proprio, cioè... Beh, precisione. Insomma, adesso vedi, tra l'altro ho fatto il corpo un attimino più grande, quindi io me lo vado un po' a rimpicciolire, perché effettivamente era un po' più grande. Ecco qua. Oh! Che ciccio, manchi solo che parla, cioè proprio... Esatto, ma manca solo la voce. Ci vorrebbe la voce, esatto, di Movie. Ah! Ciao! Ciao a tutti! Mi sentite? Ciao Movie! Grazie Lorenzo per avermi disegnato! Mi hai fatto più bello! Grazie! Ciao a tutti! Mi sento un po' solo qui a Movieland, perché ho preparato un sacco di cose nuove e non posso condividerle con nessuno. Oh, ma Movie! Quando tornate a trovarmi?
Ma presto. Qua i nostri amici che ci seguono dicono proprio questo, non vedo l'ora di tornare, leggo. Ah, meno male, speriamo. Ecco, vedi, Roby ci fa dire ciò, oh, Roby, tranquillo. Sì. Ma quanto è carino. Ma chi è questa voce? Ma di chi è questa voce? Di chi può essere? Mi è particolarmente familiare. Tu, tu, tu. Ho studiato anche la canzone degli stati, ho avuto un anno di tempo. Adesso e là Alberto, ciao Alberto. Ascolta, ciao. Prima di sentire Alberto, Lorenzo, mi dai il voto? Non so se lo vedi. Bellissimo, vai. È la prima volta, quindi insomma, ci sta. Io sono arrivata alla faccia, ragazzi, ci ho provato. Sai che mio figlio lo faceva meglio. Mamma mia. Guardate, se volete, adesso vi faccio vedere un disegno veloce, sì, proprio per l'occasione che ho preparato. Portate pazienza un attimo, che esco da qua. Guarda quanto materiale. Oh, con dedica pure. Guarda, vedi, guarda come ha disegnato le nostre due mascotte. Ma sei velocissimo, Lorenzo. Come hai fatto? mi ha insegnato Simone l'altro giorno a fare queste cose. Sei super divertendo. Bellissimo. Intanto diamo il benvenuto ad Alberto Pagnotta. Ciao Alberto. Ciao, ciao. Come stai? Non avete anche la voce. Bene, bene, alla grande. Alberto, la voce, ecco, vedete come i progetti nascono, si formano e si realizzano, Diletta, dalla matita e dal genio di Lorenzo, è stata creata appunto la mascotte, il disegno della mascotte, e poi bisogna anche dargli voce, quindi è arrivato Alberto a sostenerci con la sua creatività vocale per realizzare la vocina di Movie. Un personaggio rotondo, ragazzi, cioè a Movieland c'è persino fisicamente, per chi volesse abbracciarlo. Esatto. Avevamo fatto un sacco di prove con te, Fabio, collegamenti Skype nell'estate 2017, prima che io ancora venissi a Movieland. Allora Alberto, io spero che questo periodo, insomma, finisce presto. Se avremo possibilità di fare un'altra diretta, perché siamo ancora reclusi, quindi invece di essere sul palco siamo ancora tra le mura di casa, faremo ascoltare le varie tonalità che poi ci hanno fatto arrivare alla voce. Ciao, sono Bubi. Esatto. E Lorenzo, le hai ascoltate? Le avevo ascoltate, sì, a suo tempo, quindi abbiamo fatto una selezione. Anche perché ci voleva l'approvazione di Lorenzo, Ah, non lo sapevo questo. Sì, le abbiamo ascoltate all'inizio, ma anche le varianti che avevi fatto, Alberto, le abbiamo scelte assieme a Fabio, e quindi insomma ho dato il mio piccolo contributo alla nascita anche di questa voce. Le altre varianti le avete distrutte o esistono? Sono in archivio da qualche parte, le troveremo. Non so se io ho ancora qualcosa, devo controllare. Perché manco me le ricordo. Va bene, Lorenzo. Ragazzi, ci salutiamo anche Diletta. Dobbiamo salutare anche Diletta. Io spero veramente di rivedervi presto entrambi, sia Diletta che Lorenzo. Voglio abbracciarvi personalmente. È stato un piacere sognare. Grazie. Poi Lorenzo, abbiamo insomma un sacco di progetti. Insomma, mi piacerebbe veramente ricominciare di nuovo a dar sfogo alla tua vena artistica insieme per realizzare, insomma, sempre... Lo faremo presto, Cristian. Speriamo, dai, veramente, sì, dai, no. Ce la faremo. Ce la faremo. Allora, ci eclissiamo. Un abbraccio. Ciao, ragazzi. Ciao.
Ciao. Grazie. Ciao. Alberto, siamo rimasti. Ma io sono... forse... Ah, c'è anche... infatti, ho detto, mi sentivo un po'... Dovrebbe essere... Valerio! Ci sono anche Val e Rio. Esatto, siamo tutti qui, anche noi. Ci ho provato anch'io, però no. Dai. Meglio di Christian. Comunque, Christian, io prima con quel commento stavo cercando di dirti che non esiste il verbo regolamentizzare. Non era una correzione. È regolamentare, l'hai inventato te. Infatti, a me mi veniva regolamentare, però ho detto, ma forse non è che... No, ma sai cos'è bello? Che poi la diretta adesso è scomparsa, è stata cancellata apposta, capisci? Ecco! Abbiamo usato la scusa... Abbiamo usato no, la scusa se, della... se hai, se distrutta no. perché hai sbagliato il verbo. Sai che siamo in diretta? Ops, pensavo di essere tra di noi al bar. No, vabbè. Senti, Valerio, allora voglio farti divertire un po', perché io, guarda, lo faccio sempre. Dimmi. Con Alberto, perché come tutti sanno, gli ospiti... Allora, per chi ci conosce, sa che Alberto appunto ha uno spettacolo al parco che si chiama Voices Magic. Tra l'altro, se posso dire... posso darmi un'anticipazione, stiamo appunto, l'ho detto nella diretta, nella prima parte della diretta che poi è stata annientata, e stiamo cercando di lavorare appunto alla riapertura, no? Sì. Quindi oltre alla sicurezza degli ospiti, dei nostri colleghi, insomma tutto quanto, stiamo pensando anche agli spettacoli, perché Movieland, si sa, sono attrazioni, ma si basa anche sugli spettacoli. Quindi stiamo cercando delle soluzioni per avere meglio, però cercando di tenere gli spettacoli all'aperto. Quindi Alberto, questa è un'anteprima, non lo sa neanche Alberto, lo spettacolo di Alberto sarà in due fasi. Una sul palco, te lo dico, sul palco di Piazza Celebrity Plaza, che sarebbe di fronte Magma. Ah, si chiama così adesso? Sì, si è sempre chiamata così, però noi l'abbiamo, per comodità, la chiamiamo sempre Piazza Magma. Magma. Però si chiama Celebrity Plaza. Ok. Celebrity. No, Fabio si arrabbia. E l'altra, l'altro intervento lo faremo invece in Main Street. Ah, ecco. Poi, interessante. Esatto. Poi ci sono delle idee che stiamo pensando anche per gli ospiti, per il discorso della distanza. Vorremmo mettere tipo delle stelle, hai presente quelle di Hollywood, da star? Ah, ok. Per far mettere... tutti i nostri ospiti, che alla fine i nostri ospiti sono le vere star, si posizioneranno per mantenere la distanza. Quindi, insomma, ci sono tante cose che poi... Quando ci saranno notizie più ufficiali daremo a tutto il nostro pubblico. Quindi, comunque, gli spettacoli tutti all'aperto. All right? Niente teatro. Senti, Vale, adesso è il tuo momento. Con Alberto, divertiti. Prova a sbizzarrirti con qualche personaggio Disney e vediamo Alberto come gli darà la voce. Ci proviamo? Alcuni ce li ho anche qua. Ah, quindi adesso non ti arrampichi più sui mobili. No, mi sono preparato. Ah, eccolo, lo prendo. Io sono Jack Sparrow. Eccolo. Sparrow. Ah, eccolo. Come fa Jack Sparrow? Adesso devo studiare meglio. Yo-ho, beviamoci su. No, non so fare. Dai, Vale, prova come un jukebox, vai, spara qualche personaggio Disney. Come un jukebox, ma non lo so, cioè tipo la mascotte proprio della Disney, uno a caso, quello proprio... Dai, il personaggio lui? Della Disney, proprio lui. Oh, ecco, oggi è il 1° maggio, signor Scrooge, quindi mi chiedevo se potevo avere una mezza giornata libera. Meno di 1° maggio. Dal canto di Natale. Canto di 1° maggio. Canto di 1° maggio, sì. Vai, Valerio. Esatto. Allora, dai, allora rimaniamo in tema, dai, voglio anche la sua spalla principale, Pippo.
No, io è il primo maggio, ma andiamo a pescare. Se lo stress ti sballa un po' il cervello ed i nervi stanno per saltar, ti conviene uscire. Ah no, non si può uscire dalla città. Io. Bello, è tutto quanto a tema ormai. Solo questo. Divertentissimo. Non lo so, poi, c'è quello là, qualcosa impagliato. C'è quello impagliato. Impagliato? Guarda come parli. Valerio? Non vedo nessun Valerio. Pensi dal caso che io sia un uccello. Quello che c'è dietro le spalle. Poi. Tigro. Tigro. Il salto e il lungo con il balzo di rimbalzo, saltellare è la cosa che i tigri fanno meglio. Valerio, come si chiamava quello tutto verde con le gambette così? Lo Swarovski lì, come si chiamava? Ecco, sì, Swarovski. Si riporta quell'affare dove stava, da retta a me! Salve! Stiamo facendo le prove del nuovo spettacolo di Movieland. Si chiama Su riporta quell'affare dove stava da retta a me. È un musical, sì. Su riporta quell'affare dove stava da retta a me. Retta a me, retta a me. E stop. Ci stiamo ancora lavorando. Si può migliorare? Dai, gli ultimi, Vale. Tu ti ricordi qualche personaggio della... cosa c'è? La Sirenetta? Bella la Bestia? Stavo volando. Della Disney, Sam. Sì, sì. Ah, una sirena all'imboccatura del porto! Beh, le sa tutte, oh, le sa tutte. Non, c'è, non lo metti in crisi, eh. Sebastian! Sebastian! Ecco, e poi volevo dire Sebastian, esatto. Questa è una catastrofe. Che cosa dirà suo padre? Te lo dico io cosa dirà. Dirà che ucciderà un granchio con le sue mani. Ecco cosa dirà suo padre. Adesso me ne torno dritta a casa e gli dirò tutto come avrei dovuto fare sin dal primo momento. E non guardarmi scuotendo la testa in quel modo, signorinella. Oh. Ecco. quello quel, come si chiama? Lumière? Eccolo lì. È una ragazza. Ti ho preceduto. Ho capito che mi stavi chiamando. Ha visto che la ragazza rimarrà con noi per un po' di tempo? Ok, basta. Alberto, qua c'è Laura che ci chiede Laura, fai Mushu? Chi è Mushu? Mushu è... Aspetta, però ce l'ho. Mushu era doppiato da Enrico Papi nel primo film, invece nel secondo era Tonino Accolla, quindi al massimo... Aspetta, ecco. Ah, beh, vedi, allora facciamo quello del secondo. Eh sì, ma non so che cosa dice. Cioè, l'ho preso a Disneyland questo. E questo qua, Mushu. Ecco, cosa direbbe oggi Mushu? Ma che ne so, non mi piace Mulan. Boom. Adesso arriva da tutto il lame per questa cosa. Homer, adesso ci chiedono Homer. Ci chiedono Homer, dei Simpson. È giusto, state facendo tutti i personaggi Disney e a me mi snobbate così, non si fa. Ciao Christian, grazie, bravo che mi hai richiesto. Ecco, se lo dimenticano tutti, povero Homer. Senti, Alberto. Sì. Prima di lasciarci, perché abbiamo veramente una balanga di ospiti, io so che hai preparato un doppiaggio e quindi voglio lasciarti solo, ti facciamo una finestrella con di fianco lo schermo con il film che doppierai per noi. Indovina, Valerio, storici. Che film è? Allora, se ti parlo di, vabbè, intanto possiamo dire che è l'attore che ha fatto The Mask, tra i tanti. Jim Carrey, bravo! Il film, se io faccio così... Beh, così si apre la minestra del pomodoro ed è una settimana da Dio. Grande! Lo sapevo! Le sai tutte!
Allora adesso attenzione, adesso vediamo il video. Sì, adesso sta con ci sono un po' di cose macchinose da fare, perché adesso il nostro Alberto deve condividere il contributo video e poi doppieremo questa scena della deve essere quella delle cascate del Niagara, vero? Eh certo, è quella ormai da sempre. Aspetta. Allora, e la doppierà live il nostro Alberto con la voce. Aspetta che rifaccio la condivisione. Sì, adesso Simone la vedrai. Lo schermo intero. Allora, ditemi quando vedete. Aspetta, vado in regia. Io e Valerio rientriamo dopo, eh? Non ti lasciamo da solo. Noi scompariremo intanto. Ok. Eros aveva indovinato una settimana da Dio. Vedi la mia interpretazione. Ah, okay. Lo vedete? Okay. Sì, lo vediamo. Allora, lasciamo solo Alberto. Ciao Susan, sono Bruce Nolan a bordo della Maid of the Mist dalle favolose cascate del Niagara nello stato di New York. Vorrei innanzitutto aggiungere anche le mie congratulazioni a Evan Baxter Torbide, scusate, Bastard Baxter, volevo dire. È bello vedere cosa fa una persona di grande talento quando grandi occasioni vengono date a lui invece che a me. Comunque, sono qui con la mamma di Catherine Hepburn. Mammina, dimmi, perché hai gettato il diamante blu cuore dell'oceano oltre la ringhiera del Titanic? Ti sei sentita in colpa a lasciare affogare DiCaprio mentre tu galleggiavi sana e salva su quella bella porta? Non potevate fare i turni? Oppure avevi troppa paura di congelarti quel bel culone grasso? Oh, ma forse è così che va la vita, vero? Perché c'è chi è zuppo, congelato a morte, su una stupida barca, con uno stupido cappello, e c'è chi invece se ne sta comodo in uno studio e si becca tutta la gloria. Beh, ma che sarà mai? Oh, guardate, c'è il proprietario della Maid of the Mist, facciamo due chiacchiere con lui, vi va? Vieni qui, Bill. No, coraggio, solo due chiacchiere. Allora, Bill, tu gestisci la Maid of the Mist da 23 anni ormai. Dimmi, perché non mi hanno dato il posto di Anchorman? E per i capelli, Bill? O non ho i denti abbastanza bianchi? O forse come per le cascate, il terrapieno che dovrebbe sostenere la mia vita? Si sta erodendo sotto di me, la mia insaputa. Erodendo. And Eyewitness News mi sei bloccato tutto. Ci sei? Ci siamo? C'è Alberto che lo vedo in block. Si sono bloccati con la stessa espressione. Cosa è successo ad Alberto? Guarda, ho bloccato tutto. Alberto? Uguali. Sarà contento Alberto che è rimasto così. Non l'abbiamo fatto apposta, ti giuro. Non lo so come è potuto succedere. Vediamo se riusciamo a recuperare Alberto almeno per salutarlo. Vabbè, invece dopo, no, è così. Vediamo allora dopo se Simone riesce a recuperare Alberto. In questa diretta sta succedendo di tutto. Comunque applauso, facciamo un applauso. Dando un applauso ad Alberto. Ma se torna proprio sparito adesso, completamente, se torna poi... Allora lo inseriamo. Va bene. Ma io voglio ricordarlo così, con quella faccia e con quell'espressione che secondo me invece lui apprezza. Perfetto, comunque lo recupereremo. Valeria, adesso partiamo. Aiuto! Ecco! È arrivato. Ho finito il doppiaggio, se è disconnesso. Sì, ma hai visto l'espressione con cui hai finito? Quindi non avete sentito il finale? No, fammi il finale così al volo. Si è disconnesso prima, ma che... Vai. Dopo erodendo come faceva, vai. E qui Bruce Nolan, Eyewitness News, a voi la linea, pezzi di merda! Alla lì, dai! Yeah! Va bene, dai. Alberto, ti abbiamo anche fatto l'applauso virtuale, naturalmente. Grande interpretazione. Grazie. Ti ringraziamo e speriamo veramente di vederci live insieme ai nostri amici di Movieland. Aggiornatemi. Sicuro. Chi è quello? Sempre Sebastian. Sempre Sebastian.
Pieno di pupazzetti, mi fai morire. Grande. Dai, Alberto, lasciamo spazio ai prossimi. Stato piacere, ciao. Ciao Albertino. Ciao, ciao. E io in realtà lascio anch'io lo spazio, perché adesso Christian ti lascio in compagnia del prossimo. Chi c'è? Vediamo, vediamo. Ciao Valerio. Ecco, aiuto, non ho fatto niente. Lasciami stare. Ciao Luis. Mamma mia. Luis, mi senti Luis? Non... Sei in mute. Prova a vedere. Cioè... Non hai abilitato il microfono. Mamma che faccia. Secondo me hai fatto paura al telefono, cavolo. Ecco, prova. Sentite. Oh, adesso sì. Perfetto. Ecco, adesso ti sento. Eri mutato. Cos'è che hai detto? Dicevi prima? Ho preso paura, eh? Come ho visto. Cioè, ma ascolta. Ma te l'hai... Hai appena finito la serie di Narcos? Io? No. Dovevo farla, ma avevo da lavorare, sai? Ma avevano chiamato per fare Narcos. Mi avevano chiamato per fare Narcos, la seconda stagione. Però perché dovevo lavorare a Movieland? Insomma, non potevi mica lasciare il buon vecchio Rambo. Poi sai che l'hanno girata a Medellin, nella mia città. È vero, dai, raccontiamo un po' anche di queste cose che magari non sanno tutti, no? Tipo? Cosa volete sapere? Intanto Luis, per chi non lo sa ancora, su questo pianeta Terra, è lo stunt coordinator di Movieland City. E quindi insomma sai, è uno stunt a 360 gradi, che praticamente sai un po' cavartela con qualsiasi cosa nel mondo stunt, perché sai buttarti, sai prendere fuoco, hai fatto di tutto, ti sei lanciato, hai persino guidato una macchina. Cos'è che ti hanno fatto guidare per quello spot? Ti ricordi lo spot? Ah, quella, quale spot? Quello della Suzuki? Suzuki, sì, caspita, se avevamo qualche filmato che te l'hanno fatta distruggere in mezzo all'acqua. Cioè, abbiamo fatto il guado nel magma, il presente dove si passa con l'acqua. Avevo l'acqua che arrivava sopra il parabrezza. Oh, speriamo che non si spenga. Poi quando siamo riusciti a uscire c'era la targa, i pezzi di plastica che galleggiavano nel guado lì di magma, fai te. E... ovviamente la macchina nuova, 0 km, io mi sono preso malissimo, ho detto, ecco, l'abbiamo rotta, sì, mentre la produzione mi ha detto, no, è normale, guarda che sono macchine che ci danno per provare a fare queste cose qua. Ma infatti il bello delle pubblicità delle macchine, che loro ti fanno vedere che sgommano, che vanno dentro nell'acqua, che si esplodono e sono sempre intere, in realtà ne usano 6 e poi ti dico bravissimo, ma in realtà non è proprio così, perché quando è finita la pubblicità la macchina è da riparare. Invece qua in quel video lì facevamo sembrare la Suzuki S-Cross che sembrava un fuoristrada, mentre non è altro che un'autoritaria fatta a sub, fai te. Però è stato molto divertente, molto bello. Senti, ma allora stavamo dicendo, tu dove nasci? In che parte del pianeta? Medellin, Colombia. Io sono nato a Medellin, Colombia nel 79, quindi erano gli anni 70. Poi io, negli anni 80, in tutto il periodo lì di Narcos e quelle robe lì, io avevo un ragazzino, avevo tipo 10-11 anni. Eh sì, perché praticamente il buon vecchio Escobar operava ancora, giusto? Certo, ovviamente io ho vissuto tutto il periodo, tutto quello che voglia Narcos. Aspetta, allora mettiamola bene in chiaro: la serie di Narcos è una favola per bambini. Certo. È proprio completamente fuori dalla realtà. E Narcos, addirittura quando tu ti guardi la serie di Narcos vedi la fine, che Pablo Escobar muore, se ti viene quasi il dispiacere, te lo dipingono come se fossi un eroe, invece in Narcos non ti fanno vedere
tutta la verità, tutto quello che è realmente successo. Consiglio, se qualcuno vuole vedere più o meno la verità, di vedere la serie Pablo Escobar, il patrono del mal. Lì veramente si vede la persona che era, tutte le cose cattive che ha fatto, tutte queste cose qua. Lì proprio si vede. Io mi ricordo che in quel periodo lì eravamo terrorizzati, cioè si vive un po' come adesso la quarantena, hai presente? Sì. Stai a casa, non esci, esci il meno indispensabile, non vai in luoghi affollati, non vai allo stadio, non vai, perché in quel periodo lì c'avevi paura che potevi fare qualcosa. No, era un periodo in cui Pablo Escobar metteva le bombe, facevano saltare lo stadio dove c'era la gente, dove c'erano poliziotti, facevano saltare tutto. Quindi era un periodo un po' brutto così. Infatti a volte ci lamentiamo in questo periodo, però ci sono ancora oggi, ci sono dei posti che se la passano anche peggio che stare a casa un po' a trascurarsi. Sappiamo che comunque prima o poi riusciremo a ripartire, quindi un po' di fiducia c'è, insomma siamo qui insieme, adesso ci divertiamo, insomma. E, senti Luis, giusto se vuoi ci racconti, ti ricordi quella storia che mi hai raccontato? Di quando hai conosciuto la madre di Escobar? Quando, oh mio Dio, la madre? Dai, raccontatela, dai. Allora, madonna mia, quello è stata una situazione un po' particolare. Eravamo una sera, facciamo festa così, andiamo in giro con le motociclette, tutto, perché là in Colombia si muovono le motociclette. E vabbè, a un certo punto, come? Ai tempi senza casco. Ad un certo... Sì, senza casco, figurati il casco, ma che casco? senza casco, ciabatte e tutto qua. Comunque, allora, a un certo punto andiamo al cimitero, volevo trovare mio fratello, lì al cimitero. Era tra l'altro lo stesso cimitero dove avevano sotterrato Pablo Escobar. A un certo punto facciamo una curva in questo cimitero, una curva un po' strettina, così era una delle prime scene stunt che facevamo, e ci troviamo in mezzo alla curva la macchina parcheggiata. Abbiamo cercato di evitarla, invece bam, l'abbiamo presa in pieno. Cioè io mi sono visto in aria, sai, un volo, proprio voli. Poi sì, quando sono caduto mi sono accorto che non avevo più le scarpe, insomma, era volato via tutto. Poi arriva sta signora che tenta di imprecarsi addosso, dice: "Ah, ecco, mi avete rovinato la macchina, cosa avete fatto? Chiamo la polizia." E io, sai, quando ti inizia, io dico, ecco, sono qua con tanti di quei dolori e tutto quanto, e questa sta rompendo. E già lì stavo per rispondere, quando l'amico mio, che era lì anche lui per terra, se l'ha preso tanto di quelle botte, mi ha fermato, mi ha detto: "Zitto, stai zitto, quella è Doña Erminda." Io: "Chi è Doña Erminda?" "Doña Erminda Escobar, la mamma di Pablo." Io, 5 minuti dopo è arrivata la polizia, e ci hanno portato dentro. Fai te, ho passato la mia prima notte dentro perché ci hanno accusato che la nostra motocicletta era rubata, ma non era così, era semplicemente perché dovevano, la sera arrabbiata perché avevamo rovinato la macchina, tutto. Mamma mia. E lì tu hai capito, da grande farò lo stuntman. In realtà quello l'ho capito un'altra volta, in un'altra situazione, una situazione in cui mi sono buttato giù da un camion in movimento. Scusate, sì? Io intanto metto a caricare. Sì, vai. C'era sto camion in movimento, mi sono buttato giù, mi sono massacrato, però alla fine non mi sono fatto niente. E ho detto: "Ah, però potrebbe essere la mia vocazione." Magari imparare a non farsi male cascando qua e là, visto che continuo a buttarmi dappertutto, tra investito il motorino contro le macchine e voli giù dai camion, roba, magari se imparo a non farmi male, e da lì è nata la... Ti ho mai raccontato l'aneddoto che mi è successo i primi anni di Movieland con la catena? No, così combinato. No.
No. Romano la conosce benissimo questa storia qua. Allora, un giorno io andavo a lavorare in motorino, ero un ragazzo, si parla di 15 anni fa. Sì. Andavo con lo scooterino a lavorare. Lo scooter non gli funzionava bene la luce. E adesso dove c'è lì la Tomb Raider, non c'era allora la Tomb Raider, c'era il parcheggio del Pullman, sì, della Corriera di Movieland. Sì. Allora lo chiudevano con una catena. Sì. Io passo da lì, gli ho detto, cacchio, è vero che qua da queste parti c'è una catena? Sono volato via, sono volato proprio. E il giorno dopo mi presento da cielo ai camerini, che c'era anche il Romano, e avevo praticamente la catena tatuata in tutto addosso, così, cioè da qui a qua. Ero completamente rovinato. Senti. L'anno dopo, sempre con lo stesso motorino, passo da lì e dico, occhio, devo stare attento perché da queste parti la catena di nuovo. Due volte la stessa catena, ti rendi conto? Però, vedi... Meno male che l'hanno tolta e hanno fatto la Tomb Raider. Infatti, basta la catena lì, via. Senti, ma... Basta catena. Cioè, pensa a te che vedi anche uno stuntman. È vero che puoi fare qualsiasi cosa, darti fuoco, buttarti giù da 10 metri infuocato, cadere dalle scale e non farti manco un graffio, un centesimo di secondo di disattenzione e ti spacchi una caviglia, ti ribalti giù, incredibile. Certo, ho visto che mi sono ustionato la mano, tante persone a Movieland se lo ricordano. Mamma mia. Non te l'ho mai raccontata neanche quella, vero? Dai, raccontami anche questa. Tutti penseranno, come si sarà ustionato con tutti gli incendi, tutte le cose che facciamo, fireman. Il mio vicino mi aveva regalato, era andato a pesca, mi aveva regalato un pesce, io per friggerlo mi sono fatto un ustione di secondo grado qua sulla mano, vedi l'ombra lì, per friggere una bolla gigantesca a friggere il pesce, ti rendi conto? Perché sai, mi piace cucinare. Senti Luis, allora prima di salutarci, no, volevo chiederti una cosa. Tu adesso sei lo stunt coordinator di Movieland. E io mi ricordo perché abbiamo iniziato quasi insieme, io era il 2003, tu hai iniziato nel 2004, no? Ti ricordi? Sì. Quando facevi insieme a Robby il Terminator. E, John Connor. Esatto. Ma, poi, vabbè, hai fatto tante esperienze e quando sei poi ritornato a Movieland hai avuto in mano la parte appunto del stand, sì, la coordinazione di stand, ma come è cambiato Rambo rispetto ai primi anni ad oggi, che tra l'altro oggi ha un nuovo nome perché US Army Stand Show. Allora, io lo dico sempre, cioè, parliamo della questione dello spettacolo. I primi anni, a mio vedere, non so, gli cava tanto, aveva tanti punti morti. E non era tanto fedele al film di Rambo su alcune cose, su alcuni comportamenti di Rambo, tipo i combattimenti. Combattimento anche, vero? Sì, un'altra cosa era che alcune azioni facevano sembrare i soldati stupidi. Capito? Un soldato stupido non mi sembrava il caso, invece dovevano essere agguerriti, cattivi, e in questo è cambiato tanto l'atteggiamento dei soldati, cioè adesso non li facciamo passare per ah guarda, l'ha fatto fuori come uno scemo, no, non si fa più così, sì, e allora, abbiamo aggiunto un... Come? Diciamo che adesso è più cinematografico, prima era un po' più macchietta, c'è, il soldato. Certo. Adesso è molto più cinematografico, abbiamo aggiunto un sacco di effetti nuovi, ma anche di molto effetto, tipo il pullback, il braccio infuocato, i 10 metri al serale quando cade Machi, quando cade giù infuocato, abbiamo aggiunto il trascinato e tante altre cose, quindi è stato ben riempito.
abbiamo aggiunto il momento allarme che i ragazzi sono felicissimi di correre ogni volta. Mamma mia, guarda, quell'airbot è una cosa fenomenale, perché non è venuto a vederci, dite, appena si potrà, l'airbot perché quando parte l'airbot fino al paese vicino praticamente. L'airbot è un mezzo fantastico, è stupendo, uno dei più belli. Allora, cioè, a me è uno di quelli che mi piace di più. Allora, ti dico subito quali sono i mezzi che io adoro per lo spettacolo. Uno, il primo in assoluto, è il camion. L'M79 è stupendo, il camion di Rambo, quello è originale. In questo c'è da dire che ci tiene molto a essere fedele alle macchine. Se sono usate lì, lui voglio usare proprio quelle. Di quell'epoca lì, poi l'airbot, cioè l'airbot quando entra fa un casino, è difficile da gestire, è difficile da guidare. Inizialmente tutti, quando Fabio li aveva comprati, avevano detto sì, in quell'arena lì girare con quel mezzo diciamo che non fa tante cose, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, lo facciamo girare, facciamo fare tanto casino, movimento, vento, rumore, acqua che si alza, e è stupendo. Quella scena lì mi piace un sacco. Senti, Luis, intanto complimenti per come è stato trasformato lo spettacolo, e invitiamo i nostri ospiti a venirci a vedere appena potremo, perché stiamo comunque lavorando, qualcuno già ci sta chiedendo quando si potrà aprire. Io ho già dato delle indicazioni prima, stiamo cercando di lavorare nella messa in sicurezza di tutto il parco, sia per quanto riguarderà gli ospiti, sia per i nostri artisti. Noi stiamo pensando, guarda il gattone! Intanto è arrivata la mia gattina. Eccola, stiamo pensando di iniziare da metà giugno, insomma, insieme agli altri parchi, cercheremo insomma di iniziare a ridosso di luglio, comunque cercheremo appunto di partire. Io però, prima di salutarci, Luis, c'è un ospite speciale, visto che siamo a tema, che è venuto a trovarci direttamente dagli States, come dicevamo una volta, ladies and gentlemen, Sylvester Stallone! Dov'è? Eccolo! Ciao! Ecco. Non fa male! Ciao Luis! Ciao Romano, come stai? Ciao Cristian! Ciao, ciao Romano! Tutto bene? Tutto bene, tutto bene! Allora, mamma mia, quanto mi manca Luis! Quanto mi manca Luis! Anche a me Romano! Ecco, prima parlavamo dello spettacolo di Rambo. Questa è un pezzo... Cioè, quando c'era Romano lo spettacolo, era vederlo uscire da là sopra e usciva... che quando lo vedevo io, perché io ero un ragazzino, io vedevo il vero Rambo, io dicevo no, che figata, guarda lì, era sì, stupendo perché... lo spettacolo quando c'era Romano, vero Romano? A me piaceva un sacco, io mi mettevo sempre dietro a guardarlo. Beh, ogni giorno. No, comunque veramente bisogna dirlo. Guarda, fra tutti i personaggi che sono passati nell'arena di Rambo, Luis è uno di quelli che mi sono trovato meglio, che almeno ridevo ogni qualvolta parlavamo, ridevamo. Quante risate, mamma mia. Cristian! Chi è? Cristian! Sì? Cristian, posso fare una battuta a Luis? Tanto lui non si arrabbia mai, eh? Dimmi. Non ti arrabbi, vero Luis? No, per niente, figurati. Sai perché non ha fatto la seconda serie di Narcos? Perché? Sai perché non ha fatto la seconda serie di Narcos? Perché? È andato tutto in fumo. Adesso comincia con le battute. Devo dire che le sue battute sono meglio delle tue, Cristian. Decisamente. Aspetta, tutte e due. Se cominciamo non finiamo più. No, comunque, Luis. Prima ti ascoltavo, dimmi. Quando hai raccontato quella della catena col motorino, stavo piangendo. Sì, te la ricordi, vero? Mamma, quanto ho riso quella volta della catena. È arrivato da cielo, Luis, che sembrava un microtac piegato in due. Guardalo, guarda Romano, guarda il fisicato, guardalo. Eccolo. Madonna.
Bene. No! Il colonnello Tatman. Sando. Tamara, guarda, vieni, Tamara. Guardami, guardami. Adesso... Che bello. Ah, tutto bene? Qua è la scena... Ma ero muscoloso! Così. Adesso ti faccio fuori, col bazooka! Col bazooka! Ecco, vedi? Vedi? E qua il colonnello inciampava e sparava in aria. Guarda la rampa! Vedi, stupendo! Adesso c'è la rampa automatica. Ecco qua dove sono. Cioè, Romano tirava anche... Guarda, tirava anche con l'arco, Romano, è incredibile, guarda che roba. Facevi tutto, venivi giù dai muri... Ecco, l'uomo infuocato. Anche Luis. Anche Luis. Madonna. Ascolta, Romano, adesso ti faccio una domanda. Prima parlavo del come è cambiato lo spettacolo negli anni, e tu ti lo ricordi bene, che era un po'... Ho visto. Era diverso. Sì, sì. Sì, mamma mia. Allora, vediamo, senti, cioè, tu l'hai visto anche l'anno scorso. Così. È molto più azione adesso. Molta più azione, molte più situazioni diverse. Allora, lo spettacolo era, sì, diciamo, soprattutto quando non lo facevi tu. No, poi, beh, c'è anche da dire che comunque adesso... Allora, io... Dicevi... Sì, Romano? 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 No, volevo dire, io ho la fortuna, e diciamo mi ritengo l'onore di aver cominciato lo show di Rambo. Essendo stato il socio, avendo lavorato con lui, mi ha dato l'opportunità a Fabio di farlo Rambo. Ma dopo, come tutte le cose, anche nel mondo del lavoro, le macchine, le moto si evolvono, si migliorano per forza. Cioè, sarebbe ridicolo dire che il primo Rambo è meglio di adesso. Anche fosse io che lo faccio adesso, automaticamente si evolve, ma io non sono mai stato uno stuntman a livello come Luis, capisci? Assomigliavo più a Stallone, però Luis, sia fisicamente che in azione, è molto meglio. Niente da dire. Ma ti ringrazio, questo... Romano, grazie mille. No, ma la differenza è appunto quella lì, ci sono anche nel mondo del cinema stesso, ci sono le controfigure, gli stuntman, poi ci sono i personaggi, anche lo stesso Stallone, lui mette la faccia, però... tutte le scene pericolose ci sono personaggi come Luis, che è uno stuntman professionista che fa, essendo invece quello uno spettacolo live, è molto difficile. Io mi ricordo che avevamo anche delle controfigure per le parti con le moto, ti ricordi, Romano? Però è vero, ve lo ricordo, arrivava sopra in bottown, sì, si metteva giù e... però per forza la figura, sì, dell'attore davanti, quindi è difficile che poi si possa sostituire con lo stunt. Adesso con Luis c'è la fortuna che comunque hai più o meno le fattezze tutto, e ci sta nella scena, e è anche cambiata l'idea, perché ricordiamo che appunto anche Movieland all'inizio è nato anche con tanti, poi parleremo, questo ci serve per introdurre poi l'argomento dopo, dei cosplay e tutto quanto. Una volta c'erano i sosia anche che venivano utilizzati nei film, perché tu, Romano, hai fatto anche dei film, giusto? Anche con Stallone. Sì. Con Stallone, film italiani, con Abatantuono, Boldi, De Sica, con Verdone... Ho avuto tanta fortuna, ma io l'avevo proposto a Luis, ma lui non si ricorda. Se noi trovassimo un bravo chirurgo, riprendiamo uno scooter, ripassiamo tutti e due dalla catena, ci tranciamo, mettiamo la mia faccia sul corpo di Luis ed è perfetto. Io preferirei evitare le catene, perché le ho già provate due volte. Sì, scherzo, va bene così. Ascolta, lui va bene così. Dai, Luis, ti lasciamo. Adesso resto un attimo con lo zio Romano e spero di vederti il prima possibile. Va bene, colgo l'opportunità per salutare tutti quanti, tutte le persone che ci guardano, per salutare tutti i nostri fans e per salutare soprattutto i ragazzi del mio team. Certo, salutiamo tutti i nostri stuntman. E speriamo veramente di vederli in azione il prima possibile. Vedo, ti hanno salutato anche un sacco di persone, vedo qua nella chat, fortissimi, grande Luis, ciao Luis e Romano, insomma, ti hanno salutato tante persone, li salutiamo e ci vediamo presto, Luis.
Ciao. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao. Ciao. Romano, tu sei lì, ecco lì, resta lì. Ascolta, allora, stavamo dicendo... Io non facendo più Rambo, non posso più salutare il mio team, ormai ho Vodafone. Ah, infatti, dai. E facciamo pubblicità occulta. Ascolta, Romano, no, stavamo dicendo, giusto per la curiosità del pubblico, anche di quelli che magari non ha avuto l'occasione di conoscerti, i nuovi fan che abbiamo avuto nel parco, all'epoca appunto lavoravamo tanto con i personaggi e c'era appunto era nata anche una professione, mi ricordo che era quella c'erano le persone appunto molti ai personaggi, agli attori reali, e come te sono stati utilizzati in film. Ecco qua ti vediamo a cavallo, guarda, questo è una, penso sia del 2003, questo è Romano nei panni di Rambo, sì. Guarda che roba. Stiamo parlando di più di 15 anni fa. Beh, praticamente uguale all'originale quasi. Se adesso vedi Stallone come è diventato, adesso sembra più Renato Pozzetto, però vabbè. guardalo guarda questa scena. Questa è una scena che abbiamo... Stavi facendo Rocky qua. Non fa male. Tutto il mondo può cambiare. Ecco, come vedete, a Movieland venivano coinvolte sempre gli ospiti nelle scene che venivano realizzate. Ti ricordi questi momenti, Romano? Mamma mia, me ne ricordo. Belli, belli. Come fai a dimenticare? Io dovrò sempre ringraziare la famiglia Amicabile. Mi ha dato un'emozione troppo grande, la possibilità di fare queste emozioni. Troppo, troppo bello, non fai dimenticare. E poi i primi anni quando ho conosciuto te, Christian. Mamma mia, quanti ci siamo divertiti. Mamma, io mi ricordo ancora, ti ricordi la prima volta? Allora, adesso io non so se Simone ce l'ha, ce l'ha da qualche parte, c'è un video, perché dovete sapere che prima che iniziasse lo spettacolo di Rambo, noi annunciavamo la presenza di Sylvester Stallone e Romano entrava da sopra la gradinata in mezzo al pubblico, che rimaneva a bocca aperta perché sembrava veramente d'impatto che ci fosse Sylvester Stallone tra il pubblico. Ma forse abbiamo filmato, vediamolo insieme. Ecco, vedete, qui veniva annunciato Sly, guardatelo. Ti ricordi qua, Romano? ecco qui c'è la Sinta, salutiamo anche la Sinta, la nostra vecchia presentatrice, e stavo dicendo la prima volta che ho presentato lo spettacolo, quando tu dovevi entrare in scena, ero stato mandato in scena così, c'era ancora Chicco che salutiamo, Francesco Gavagnin, salutiamo il grande Chicco. Mi ha detto, vai, presenta. Ho detto, ascolta, io non so niente dello spettacolo, non so neanche cosa devo dire a Romano quando entra in scena, cosa devo fare. E praticamente mi ha buttato in mezzo lì e io... Te lo dico io. Dimmi. Ti ricordi? Allora, io entro, come sempre, faccio Stallone, lui arriva lì, mi guarda, guarda il pubblico e se non sbaglio dice al pubblico vabbè dai, fatemi un applauso almeno. No, vabbè dai, ma poi anche come vedete adesso nel video state vedendo Romano fa tre scene. Questo era questa è la scena di Cobra, poi c'era la scena di Over the Top. Cobra. Sì, quella di prima era Cobra, poi c'è la scena di Over the Top dove con un bambino praticamente facevi Braccio di Ferro, ti ricordi? Ecco qua si vede qualcosina. E io mi ricordo quando ho invitato il bambino, ti ricordi? Vieni giù tu! Vieni! No! E il bambino, no, non vengo! Vieni! È lui! No!
Aspetta, Cristian, aspetta. Quella volta l'arena era piena. Mi ricordo che c'erano tutti gli allievi del calcio del Chievo, ma mi sembrava che fossero quasi 2000 bambini. Su 2000 bambini, sì. Cristian ne ha scelto uno, tutti col cappellino, mi ricordo, bianco. E tutti, vengo io, e Cristian, no, quello lì con gli occhiali, quello lì. E il bambino, no. E Cristian, sì, poverino, fatelo venire. A un certo punto il bambino si alza in piedi, aveva tutte e due le braccia ingessate. Mamma che sfortuna, mamma mia, a far braccio di ferro il bambino con le braccia ingessate, mamma mia. Va bene, senti Romano, stavo dicendo tu hai avuto la possibilità comunque di lavorare in un paio di film di Stallone, uno era Daylight e uno Cliffhanger, giusto? Sì, molto bello, esperienze uniche, irripetibili. Altri anni, 93, quando ho fatto Cliffhanger nel 93, Cortina, da pezzo, splendido. Ecco, vedete, momenti. Queste erano... No, siccome adesso, soprattutto sto guardando con... il video, mi sto guardando. Sì, guarda. No, che questa era la scena in cui faceva Rocky, ma quello che stavo dicendo, che adesso con Simone e Team Comics... siamo entrati in una nuova era, no? Anche con loro, che ci hanno fatto conoscere questo nuovo mondo, che è quello dei cosplayer, no? E una volta appunto si lavorava così, noi, anche noi al parco eravamo insomma in anticipo sui tempi, perché già mettevamo dal vivo, davamo agli ospiti la possibilità di incontrare dei personaggi famosi. C'era Zorro con Banderas, ti ricordi? Il tuo amico Nicola, ricordi? C'era Mirko, il socio di... Poi... Sì, Mel Gibson, me lo ricordo benissimo, anche Richard Gere una volta. Mamma mia, mi ricordo. Erano proprio uguali. E adesso, insomma, siamo entrati in questa nuova era. E tra l'altro... Infatti tra poco verranno anche provarci. Tomb Raider, te la ricordi Tomb Raider, quella ragazza brasiliana? Mamma mia, certo. Oddio, e questo chi è? Chi è? Ciao Romano. Lo so, sicuramente lui non si ricorda di me, però io, ciao, anche bello. Io ho una foto con Romano nel 2005, pensa. Mamma mia. Allora, Romano... Eri nel passeggino? Ero quasi nel passeggino, praticamente. Dimmi. Romano, allora adesso ci salutiamo, allora, però... Aspetta, vi devo dire delle cose. Mi capita? Sì. Mi capita di incontrare sul lago delle persone, delle famiglie che vengono anche da tutta Italia... Una mamma col bambino nel passeggino in mano e mi dice: questa è la foto che ho con te sul telefonino. Dov'era lei la bambina? E adesso è una mamma. Ti rendi conto che sono passati quasi 20 anni? Sì, infatti veramente una vita, perché comunque Movieland è nato nel 2002, è nato lo spettacolo di Rambo. Nel 2003 è arrivato poi il parco. E non c'era poi con Valerio poi vedremo un pezzo di storia di Movieland, non c'era veramente niente, si lavorava tanto con appunto i personaggi, i sose, gli spettacoli. Comunque mi ricordo che quando ti ricordi Romano, quando siamo stati a Roma giravamo per il centro. Vabbè, lasciamo stare tutto quello che è successo dopo, però mi ricordo che giravamo per il centro con Romano e tutti si giravano, perché comunque sei a Roma, vicino c'è Cinecittà e robe, tutti si giravano, c'è Stallone, cioè veramente ti bloccava la gente per strada pensando che Romano fosse Stallone, cioè, una roba impressionante. Sì, ma tant'è vero che tante volte mi giravo anch'io e dicevo: ma dov'è? Stallone e Romano. Vabbè, Valerio. Allora, ragazzi, io esatto, Romano. Saluto un grande abbraccio a Romano, perché appunto mi permette infatti di far adesso un altro discorso proprio a quello che stava dicendo Cristian. Quindi
Ciao Romano, intanto. Salutaci. Salutaci come farebbe. Ciao a tutti, grazie. Ciao Christian. Ci fai un saluto alla Sly? Allora, vabbè, in questo periodo, diciamo, di quarantena, che io ho già superato la cinquantena, comunque, va bene? Cosa devo dire? Si ritornerà come prima, ce la faremo. Se io ce la posso fare, se voi ce la potete fare, tutto il mondo ce la può fare. Oddio! Grande. Grazie, Romano. Grande Romano. Ci vediamo presto. Ci vediamo, sarà presto con noi. Grazie. Ciao Romano. E allora io adesso, infatti, ringrazio Christian che mi ha dato modo di agganciarmi a quello che succederà adesso, perché visto che abbiamo parlato di Sosia con Romano, che appunto io ho visto, ho conosciuto nel 2005, perché? Perché io, tra l'altro, adesso spostami Christian, che è stato qua troppo, vai via, Christian, ciao. Simone, dai, vai, bravo. Nel 2005 anche io sono andato praticamente in cosplay a Movieland. E cosa è successo? Da lì poi ne sono nate tante di altre cose con i cosplayer, ma noi non parleremo di cosplayer perché il sosia si è trasformato in altro ormai, ovvero l'impersonator. E noi abbiamo due persone qui che non li conosciamo più ormai come Marco e Michele, ma loro sono Anthony Stark e Stephen Strange, ovvero Iron Man e Doctor Strange. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Guarda qua, t'ho rubato la maschera. Allora ragazzi, come va? Molto bene. Ti sentite malissimo? Sentite malissimo? No, io ti sento bene. Beh, voi... Ah, ok, allora voi parlate voi adesso, perché quello che vorrei che raccontaste è proprio quello, intanto guardateli, ovviamente molti li conoscono, però quello che vorrei che raccontaste è come un po' nasce l'impersonator, quindi voi assomigliate a quelli che sono Benedict Cumberbatch e ovviamente Robert Downey Jr. Quindi Michele, ma io ormai ti chiamo Stephen, perché cioè, non posso... Avvicinati proprio alla videocamera un attimo, fai proprio vedere per bene il viso, fai vedere, guardateli bene in faccia perché sono proprio loro. Quindi come si entra in questo mondo, perché voi già ci assomigliavate, qualcuno ve l'ha detto, però poi cosa succede? E nel mio caso è colpa di Stark, per cui passo la parola a lui, è stato lui a scoprirmi. No, allora io devo ancora capire da un quarto d'ora la parte che devo guardare per essere perfettamente in camera. Ce la posso fare. Ok, devo guardare lì. No, perché e dire che dirigi le industrie Stark, capisci? Sì. con gli occhiali neri puoi fare quello che non... il non vedente, dai. Sì, posso fare Ray Charles più che Stark. No, farlo raccontare lui che sembra vestito come i neri che portano la cassa. Ti manca il cappellino comunque, sei bellissimo. Se vi viene il gomito ditemelo, perché sto cercando di capire. Ah, ok. No, cosa devo dire, Valerio? Fai la domanda che non l'ho sentita, mettiamola così. Come si diventa poi, diciamo, visto che abbiamo visto dei sosie in questo momento, come si diventa invece poi impersonator? Perché qualcuno vi avrà detto assomigliate a questo personaggio, in questo caso tu Marco l'hai detto poi a Michele, però io per primo e anche altri lo hanno detto a te invece che assomigliavi a Robert Downey Jr. e quindi a Anthony Stark, e da lì che cosa succede poi? La somiglianza per quanto riguarda l'impersonator, ovvero il livello di impersonator che cerchiamo noi o che si lavora con noi, spero mi sentiate bene. Mi sentite sì. Bene? Sì, sì, sì. Okay. Sì. La somiglianza è uno dei caratteri sicuramente importanti, però la personalità di ognuno di noi deve essere molto simile a quella del personaggio. Quindi la ricerca non è soltanto sull'aspetto, ma è proprio una questione caratteriale, nel senso che un impersonator deve avere comunque
la sua attitudine e vicinanza al personaggio in qualunque momento del giorno. Quindi cioè, è una cosa un po' più interiore che esteriore. È chiaro che la base deve essere una somiglianza, se no non ci siamo. Certo, certo, certo. E quindi in qualche modo tu sei un riccone, e quindi giusto? Quindi ogni tanto ti vediamo infatti lanciare soldi, perché voi siete stati anche a Movieland, giustamente, voi siete qua perché avete fatto anche voi la vostra comparsata a Movieland. Vero, vero, vero. Assolutamente. Parla tu che sei più intelligente, dai, sei quello che sei lo studiato. Stiamo parlando di dottore. Anche perché tu che sei dottore. Abbiamo fatto questa breve, diciamo, comparsa quest'estate, se non sbaglio. Era in giugno, luglio, non mi ricordo più. Sì, dove Stark non ha potuto fare altro che uscire lanciando i soldi. Abbiamo anche il video che sta comparendo, eccovi qua, guardateli nella loro bellezza. Guarda qua, sciame di dollari, di movie dollari in questo caso. Com'è l'esperienza anche con il pubblico? Com'è l'esperienza poi anche con il pubblico? Proprio vi vengono addosso dicendovi, ma sei proprio tu? Vi hanno mai scambiati proprio per il vero attore, il personaggio? Sì, più di una volta, più di una volta. E questo succedeva anche prima di diventare impersonator in qualche modo? No, nel mio caso no, c'erano delle segnalazioni, gente che me lo diceva, che assomiglio all'attore, ma io non sapevo assolutamente che cosa farmene, quindi poi incontrando Stark, lui mi ha introdotto in questo nuovo ambiente di cui io non ne conoscevo l'esistenza, e poi da lì è cominciato tutto. Io vi direi qualcosa di intelligente anch'io, ma non ho sentito la risposta, la domanda, scusate, e quindi non... Se prova a rifarmela lentamente, c'ho problemi di linea, non so. La domanda perché non allora la piattaforma. Vai, riprovo. La domanda è: ti hanno mai scambiato proprio per Robert Downey Jr. Anthony Stark? È stato scambiato anche come Watson. Assolutamente no, Watson ci sei tu, non fa, ci sei dov'è, l'hai messo là in alto. Watson è lui e io, Watson è, no, dove sei, di là. Vabbè, lui, quel personaggio lì è Watson, io sono Sherlock Holmes, non iniziamo a confondere le cose. No, ci hanno scambiato molto spesso. Secondo me la cosa più divertente, vabbè, a parte gli aneddoti particolari, stazioni, sono dovuto scappare con la polizia, perché poi la gente quando ti vede in aeroporti, in stazioni, è convinta, dà ancora più credibilità alla somiglianza col fatto che puoi essere lì. Però direi che il divertimento al Festival del Cinema è stato il top, perché siamo arrivati a Venezia durante il periodo del Festival del Cinema, siamo andati per fare un giro io e lui, presi così dall'idea di andare a fare un po' dei danni. È scoppiata una guerra, nel senso che i mesi, tutti gli stranieri vedevano, grazie, gentilissima, tutti gli stranieri vedevano noi, cioè vedevano gli attori in giro per Venezia, e ci rincorrevano lungo i vicoli, noi scappavamo, e quando è stato poi il momento di che siamo arrivati in Piazza San Marco, sono arrivati i paparazzi che erano stati mandati da lì a Venezia a fotografare noi. È pazzesco, capite? Quindi è pazzesco, è proprio questo. Ormai vi scambiano addirittura proprio per gli attori, e quindi lasciano da parte magari quello che sono i personaggi, gli attori veri, per venire dietro a voi, che è un bel traguardo forse, anche perché vuol dire che avete curato ancora di più forse l'aspetto, proprio per diventare ancora più simili di quello che eravate a questi personaggi. Sì, in parte sì. Io ho capito, ho sentito solo questi personaggi, quindi dottore rispondi tu che hai sentito tutto. Cerco di capire perché non ti sento, Valerio, ma non sentivo bene anche prima. Sì, detto da un genio della tecnologia è il massimo, comunque.
Sì, in effetti c'è un po' di investimento, nel senso nel curare la propria immagine, nel cercare di assomigliare di più sia dal punto di vista estetico che come mimica facciale, espressioni, modo di parlare, modo di muoversi, tutto quello che è il linguaggio del corpo, no? Certo. Quindi sì, questo investimento c'è, poi per quanto riguarda la vestizione, quello per noi non è mai stato necessario, diciamo che è stato un optional. E certo. A me prima di indossare il costume da stregone, e da qualcuno che lavora nei piani alti a livello televisivo, mi è stato detto: guarda che tu non lo devi fare, perché il tuo punto forte non è quello, dopo vai diciamo in un'altra categoria. Io comunque l'ho voluto fare perché secondo me completa il personaggio. Bene, beh, credo che sia proprio questa anche la cosa che prima si diceva un po' con il Romano che interpretava comunque Sylvester Stallone in varie scene di film, e quindi magari faceva da comparsa in altre cose, quindi è proprio non solo indossare i vestiti del personaggio interpretato dall'attore, ma è proprio diventare l'attore, e quindi quello per poter poi andare in giro anche con vestiti normali e sembrare lo stesso lui. Quindi l'impersonator è proprio questo, come diceva anche prima un po' Marco, è proprio l'impersonare tramite il vostro carattere anche, che per fortuna si mimetizza anche tutto quanto con il vostro volto in questo caso. Quindi diciamo che è diverso, e appunto qui arriviamo poi a quello che seguirà subito dopo di voi, ovvero vi distingue da quello che invece è il cosplayer, che è un'altra cosa, e quindi voi ovviamente rimanete degli impersonator, quindi diciamo dei nuovi sosia in qualche modo. Sì, sono d'accordo. Chissà se Marco ha sentito tutto questo, secondo me no, però noi tanto abbiamo capito che oggi con la tecnologia ci accontentiamo così, Mr. Stank. Ci sta guardando in modo inquietante, secondo me non ha sentito nulla. Anche secondo me, però noi comunque, io vi ringrazio sempre di essere anche voi stati con noi e di aver magari visto chi vi precedeva in qualche modo, perché comunque Romano adesso lo rivedete dopo tanti anni, è stato, avete visto nei video, proprio il Sylvester Stallone, proprio il suo sosia, e quindi credo che l'impersonator sarà una nuova carriera, e so che a voi sta andando molto bene, quindi complimenti e continuate e venite a trovarci sempre agli eventi di Geekonics e anche a Movieland. Salutami il sosia che avete in casa. Il sosia di Jude Law. Esatto. E allora ringraziamo Doctor Strange e Iron Man. Ciao ragazzi. Io vi voglio bene, vi sto compatendo sulla fiducia perché Strange va compatito. Quindi cioè, vi voglio, ma non ho sentito niente. Si vede meglio, che probabilmente meglio. Non lo so. Ti vogliamo bene lo stesso. Va bene, Stark, va bene, torna a casa. Ci vediamo presto. Sì. Ci vediamo presto anche a Uvile. Ciao ragazzi, e io nel frattempo faccio entrare la mia collega Erika, perché adesso appunto lascio a lei il campo per parlare del mondo cosplay. Ciao a tutti. Vediamo se anche lei. Eccola qua, infatti lei è in cosplay e io lo riconosco anche perché. Perché tu non sei Erika in questo momento, ma sei Roxanne. Non so se molti si ricordano del personaggio, ma è un personaggio di In viaggio con Pippo. Quindi la fidanzatina, diciamo, iniziale di Max, no? Il figlio di Pippo. Esatto, esatto. Allora Erika, io adesso lascerò a te il campo, perché noi abbiamo visto degli impersonator, e invece vorrei che poi tu spiegassi un po' che cos'è il mondo cosplay,
e raccontarsi l'esperienza insieme a quel culo che poco ti raggiungerà del mondo cosplay all'interno di Moviland. Quindi lascio campo a Erika, ci vediamo dopo. Allora, il cosplay è semplicemente, per chi non lo conosce, una unione, diciamo, di due parole, che è costume e player. Quindi letteralmente è giocare con i vestiti, quindi entrare in un personaggio, vestirsi da capo a piedi come il personaggio che si andrà ad interpretare e magari anche assomigliarci, come nel caso dell'ospite che abbiamo qui con noi, che in questo momento introduciamo, che è Lucrezia di nome, ma Vaiana di fatto. Ciao! Ciao, tutto bene? Sì, te? Tutto bene, tutto bene. E tu sei in questo momento una cosplayer di Vaiana del cartone animato della Disney. Nel tuo caso c'è anche una somiglianza fortissima. Perché dici? Sei molto molto simile, sì, direi proprio di sì, c'è una somiglianza molto molto forte. Infatti ecco, vediamo già l'immagine di riferimento, io direi che la somiglianza c'è. E tu sei stata, insieme ad altri cosplayer lo scorso anno, protagonista della giornata Disney proprio a Movieland. Esattamente. Com'è stata questa esperienza nel parco? Assolutamente magica, sembrava letteralmente di stare dentro proprio un mondo Disney, bellissimo. C'erano i bambini che si avvicinavano, ti chiedevano se eri la principessa quella vera. Anzi, arrivavano direttamente i bambini gridando il tuo nome, ovvero quello della principessa, e si fiondavano contro, è stato veramente troppo bello, ma non solo bambini, anche genitori e ragazzi, diciamo persone di ogni età, quindi questa è la cosa proprio bella. Questo è proprio il bello del cosplay, perché essere cosplayer è sia vestirsi come il personaggio che si va a interpretare, ma anche seguirne un pochino le movenze, andare a imitare le pose che fa il personaggio, giusto? Esattamente, assolutamente. Quindi è proprio uno studio del personaggio, si va un attimino a guardare le scene dei film, si va a indagare quello che è la storia del personaggio, che cosa fa, e si cerca proprio di entrare nel vivo totale del personaggio in sé. Esattamente, proprio alla fine un hobby, un'arte, io la reputo proprio un'arte, quella del cosplayer. Giusto. E quest'anno poi ricordiamo che prossimamente si terrà ancora questa bellissima giornata a tema Disney a Movieland, che riunisce proprio un sacco di cosplayer tematizzati nel mondo Disney, quindi si va dalle principesse ai principi, re, regine, qualche cattivo di solito, ed è un evento che solitamente attira un sacco di bambini, ma come dicevamo prima anche un sacco di adulti. Allora, quello che io ti vorrei chiedere, Lucrezia, è di avvicinarti un pochino alla camera e di provare a farmi vedere proprio qualche posa di Vaiana. Come si mette di solito Vaiana? Allora, Vaiana, siccome è molto, cioè è proprio una principessa, quindi si metterà così, perché lei è coraggiosa e deve proprio, diciamo, tramandare il coraggio, come si può dire. Quindi facciamo così. Poi ovviamente, siccome sono una navigatrice, io devo calcolare le stelle tutto, quindi guardare le stelle, quindi mi metterò così, perché me l'ha insegnato Maui. Giusto. Poi ovviamente io che insegno danza, quindi potrei anche fare questa posa qua. Intanto muovo il bacino. Una perfetta Vaiana, direi. Direi proprio perfetta. E in più so che c'è una bellissima canzone che a me personalmente piace molto, che si chiama Oltre l'orizzonte, ed è una canzone molto molto bella, e non è che vorresti provare a cantarcela, perché secondo me sei capace anche di cantarla. Va bene, ok, sono pronta.
L'acqua segna un confine nascosto, oltre cui non mi spingo, il mio mondo è tutto qua. In me c'è una figlia premurosa, ma vorrei più di ogni cosa avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, ma mi fermerò quando troverò il posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome, ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi. Seguirò, è un lungo viaggio quello che affronterò, però vabbè, è lunghissimo. Ciao. Ciao, ciao, ciao Chiara, ciao. Avevo la pelle d'oca in questo momento, emozionatissima. Allora intanto faccio arrivare anche Valerio e Christian, che sono qua con noi. Eccola. Eccoci qua, ciao. E complimenti. Arrivo. Ciao ragazzi, no, bellissima la fotolina. Guarda che carina, ci sei tu da piccola, non so se dirlo esatto. A Lucrezia o a Chiara, però siete voi. Esatto, io ti ho sempre sparro comunque, è sempre qua. Ma che c'entra? Non so, è un pirata, le Hawaii, non so. Che meno, dai. Brava Lucrezia, che bella interprete. Grazie. Mamma mia. Allora, salutiamo Erika e Lucrezia intanto. Grazie anche a voi, che carrellata di ospiti che abbiamo oggi, incredibile. Grazie a voi. Grazie. Ciao ragazze, grazie. Ciao. E rimaniamo ciao. Noi maschiacci ciao. Con questa bellissima ragazza che appunto invece è la voce cantata proprio di Baiana. Quindi, Chiara. Ciao, ciao ragazzi, oh. Come va? Bene. Insomma, finalmente ci vediamo, esatto. Ci possiamo vedere ogni tanto al parco, se no ormai ci si può vedere solo virtualmente. Senti! Purtroppo sì. Allora, iniziamo subito con le domande, perché insomma ne abbiamo un po'. Vai, intanto, sta per voi. Intanto, vabbè, la tua è una passione che nasce fin da bambina, da piccolissima, vero? Sì, assolutamente. Anzi, ti dirò, in realtà da piccola ho sempre cantato, però diciamo che la scintilla che ha fatto scattare tutto è stato appunto la Disney, quando tipo avevo 12 anni e mi sono rivista nella pubblicità di Disney Channel, perché avevo fatto il mio primo concorsino, avevo mandato i miei video e quindi tipo mi sono rivista su Disney Channel e lì ho detto no. Non ci credo. Ok, vabbè, ho capito cosa farò nella vita e quindi da lì ho preso lezioni di canto e insomma, eccetera, eccetera. Quindi cominciato. E da lì hai deciso di essere Baiana, addirittura. Sì. esatto. Ma allora, adesso la mia domanda è giustamente questa. Tu, prima di Baiana, avevi un'altra principessa preferita? Ma allora ti dirò, non sono sempre stata fan delle principesse, perché mi piaceva tanto tipo Dumbo, Winnie the Pooh. Non ero una fan, super fan delle principesse, però ti dai, dico... allora dimmi il tuo personaggio preferito, dai. Oddio, ce ne sono così tanti. È ovvio che adesso dico sempre Baiana, cioè è ovvio. No, però, noi vogliamo sentire qualcos'altro. Dumbo. No, infatti mi piaceva, cioè io sono cresciuta tipo con, vabbè, però boh, ce ne sono talmente tanti. Io sono cresciuta comunque con Disney Channel, quindi High School Musical, Camp Rock, e cioè ci sono cresciuta veramente e sapevo tutti i balletti, sapevo tutte le coreografie, sapevo tutte le canzoni a memoria, era incredibile. Beh, che giustamente serve a te proprio per quello che fai, quindi sì, ma direi che erano proprio i tuoi. Sì, è stato proprio quelle serie che c'erano anche Anna Montana. Guarda come la facciamo sognare, Cristian, capisci? Sì. Basta parlare. Adesso l'altra domanda, però aspetta un attimo, Cristian, poi te la faccio fare
anche te, però la mia domanda è, visto che io sono un disneyano di quelli puri, ce l'hai Disney Plus? Ovvio! Bravissima! Mi sono riguardata tutto Anna Montana, mi sono riguardata tutti Camp Rock, la serie nuova di School Musical. Ieri ho guardato Tarzan, l'altro giorno ho guardato il film di Cenerentola, veramente mi sto guardando tutto Disney Plus praticamente. Vedi, la dobbiamo rinvitare a Movieland perché deve venire a cantarci ancora qualcosa. Ma ti dico, allora, queste cose di cartoni animati Disney, i più preparati sono Alberto Pagnotta e Valerio, perché io sono cresciuto invece nel mondo dell'era giapponese, quindi parliamo da un po' più in là, anzi, la Disney c'è sempre stata, a dire la verità, però ero più appassionato del mondo giapponese, quindi... Però, insomma, ultimamente mi sono avvicinato anche ai cartoni animati di Disney, insomma, li ho visti Dumbo, c'era già alla nostra epoca. Sì, beh, ovviamente intendevo il cartone, ovvio, certo. Sì, no, e... Senti, ma poi ti è arrivata questa opportunità da amici, proprio amici. Com'è andata? Sì. Com'è stata quell'esperienza? Pazzesca. È un mix tra... coraggio, nel senso che quello che tu ci devi mettere... È un po' un massacro, perché ovviamente sei 24 ore su 24 sotto le telecamere, sempre a provare, cioè nel senso... Allora, la giornata tipo era, mi alzavo, facevo un'ora di palestra, dopo in studio a provare col piano, con i vocal coach... Sì, più o meno tutto il giorno. E dopo, insomma, si facevano le prove. A fine settimana si iniziavano a fare le prove in studio ed ecco, era tutto così. Il problema è che veramente c'era al di là della tensione, ma dopo mi è rimasto veramente tanto, anche a livello proprio di vita, di lezioni di vita. Ho imparato tantissimo, cioè in 7 mesi impari quello che nella vita normale almeno ti ci vogliono 2-3 anni, sicuro. Perché comunque è una vera e propria scuola, tu lì sei seguita... Sì, assolutamente, certo, c'erano i vocal coach, c'erano... mi facevano anche le visite, le corde vocali, facevo a 360 gradi proprio. Più o meno quello che facciamo anche noi a Movieland con gli artisti. Noi gli prendiamo, dopo vedremo anche Elisa che verrà a trovarci, gli prendiamo le corde vocali e gliele tiriamo a modiare. Esatto. E li ne suoniamo come un'arpa. Ma comunque prima mi stavo facendo mandare a mio fratello tutte le foto di me da piccola a Movieland. Ma infatti te lo volevo chiedere. Assurdo. Ti ricordi la prima volta che sei venuta a Movieland? Cioè... No, impossibile, ero troppo piccola. Ti hanno portato? No, non lo ricordo. Bisogna ringraziare i genitori. Sì, assolutamente. Cioè, io ho passato la mia infanzia... Oddio, sono spento le luci. Ho passato la mia infanzia a Movieland, è assurdo. No, vabbè. No, assurdo. Te le mando, te le giro, non so se riesci a metterle adesso. Ma tu guarda, in teoria puoi, se tu vedi sulla, guarda la piattaforma di StreamYard, vedi? C'è una, condividi schermo, se tu metti le foto di schermo, fai condividi schermo, le mettiamo su. Ok. Vediamo se ci riusciamo, così almeno vediamo le prime esperienze a Movieland. Mamma mia. Oddio, ok. E quindi è stato un bel cammino anche poi tramite appunto le scuole trasformare un po' tutto quanto quello che è la voce, il cantare, il ballare, il muoversi. E quindi... assolutamente. E poi... E quindi... Carmeggi col computer, sempre per entrare nel tema nostro, noi con Alberto e altri doppiatori abbiamo fatto tanti...
Ah, qua mi dice Simo che se vuoi li puoi mandare anche su WhatsApp. Infatti gliele giro al volo su WhatsApp. Su WhatsApp. ma come ti ricordi quando ti ha contattato la Disney per doppiare il personaggio di Vaiana? Sì, quello vogliamo sapere. Ovvio. Non so, è stato tutto talmente veloce che io in quei momenti avevo la testa in aria, veramente. Allora, praticamente mi avevano detto che stavano facendo i provini per il film nuovo della Disney. Ah, oddio. Eccola. Eccola. Oddio. Sì, gli ho messo... No, vicino alla mitica fatalità auto dei Blues Brothers, quindi esatto. Poi allora sì, non è che mi ricordo tutto perché ero piccola, però magari tu ti ricordi, ma c'era anche Zorro, l'ha fatto con Zorro. Ma pensa a te, io ero già vecchio in quel periodo lì. Tu sei sempre vecchio, no? Sei sempre vecchio. Ma Chiara, tu te lo ricordi il Movie Magic? L'avevi visto? Sì, assolutamente. E mi ma con Mirko. Cioè, guarda, è quello che stavamo dicendo Diego prima della Vega. Con Romano stavamo dicendo che lui ha incontrato una mamma con la bambina. E no, detto, ti faccio vedere una foto che ho trovato di Romano, che non conoscevo prima di questa diretta, ma conoscevo perché è una foto di Romano con mia mamma. Infatti, vedi, tutto ritorna. Ma pensa a te, guarda che roba. Vabbè, assurdo. Pazzesco, cioè, mamma mia, che ricordi. Mamma mia. No, guardate, ecco, se date un occhio, dall'altro lato non c'è niente, non c'era niente. Adesso c'è la Main Street, che è stata completata. Ah, sì. Vero. Che al di là della strada. Ma che anni erano? Quanti anni avevo? Boh. Madonna, questo penso sia il 2003 proprio. Uno dei primi anni di apertura del parco. Sì. Non c'è neanche. Che è prima del 2005 sicuramente. Qui in realtà è di fronte all'U571, mi sa anche potrebbe essere. Non vedi che c'è la Guardiola con l'esdraio del cane, va? Oddio. Sono le strade del cane, con la guardia. Però vedi che questa è l'uscita d'emergenza che dà sulla strada dietro. Qua è proprio quel prato di fronte a chi 571. Ah, allora, guarda cosa ci stai facendo rivivere anche a noi, Chiara, capisci? No, è la gente che usciva da U571 bagnata fradicia e la mettevi, cioè ti dovevi mettere là ad asciugarti, capito? Ti asciugavi in modo naturale. Ah, di storia, vedi? Infatti c'è anche la macchina di Kit che ancora che resta nel camion, ai tempi girava ancora. No. Comunque io ho questa foto di Zorro, ma io raga da piccola ero troppo troppo convinta che fosse lui. Oh, vabbè. Ero super convinta che fosse lui. No, vabbè. Io con la mascherina di Zorro. Ma sai che tua mamma mi è familiare, cioè, eravamo sempre lì, quindi spesso sì, eravamo sempre lì. Probabilmente anche lei si ricorda anche negli ultimi anni siamo venuti. Sì, qua è Mirko nel 2003 questo. Mamma, io ero super convinta che era lui. No, infatti, giusto per tornare al tema di prima dei sosia, adesso gli impersonator, vedi, noi avevamo proprio i sosia, e io all'epoca avevo 26 anni, pensa a te. Pensa. Un baldo giovane. Mamma. Beh. Siamo riusciti, vedi, anche con te a rivivere la storia. No, ma veramente. Sei addirittura tu un pezzo di storia di Movieland, capisci, Chiara, ormai. Quindi fai parte di quel puzzle che compone Movieland. Sicuro, da quante volte sono venuta, sì, sicuramente. Infatti, guarda, Chiara, visto che
che siamo in tema con Questoria e vogliamo farti vedere, dovrebbe esserci un'altra foto di quando è stato pensato il parco. Devi sapere che praticamente Fabio, che adesso è il proprietario, no, della famiglia Amicabile, praticamente, che gestisce il parco e Caneva, è stato negli Stati Uniti negli anni 90 e ha visto per la prima volta Universal Studios, no? E lui con suo padre aveva solo la parte delle piscine. Ha detto: caspita papà, ma perché non facciamo gli Universal sul lago di Garda? E comunque ai tempi era una cosa anche troppo avanti, perché negli Stati Uniti era già più comune assistere agli spettacoli. Adesso comunque, anche per collegarsi a quello che l'esperienza tua che hai avuto con Amici, il programma della De Filippi ha aiutato a portare la gente verso lo spettacolo, verso il teatro. Sì, è vero. È stato, è vero, perché poi c'era recitazione, c'era teatro, c'era tutto quello. È stato un modo commerciale per avvicinare la gente a quello stile. In realtà noi facevamo già nel 2002-2003, quando è stata pensata la cosa. Cioè, figurati che la gente veniva nel parco e mi diceva: scusi, ma la giostra di Rambo dove la posso trovare? Cioè, la giostra di Rambo, ma che stai Simo, ce l'hai quell'immagine dell'arco in costruzione? Eccolo lì, lo vedi? No. Cioè, qui è da dove inizia tutto, vedi? Tutto inizia da qui. C'è la struttura dell'arco e dietro il nulla, la campagna. No, mamma mia, assurdo. Cioè, sono scioccata. Cioè, ovviamente da qualche parte dovrà partire, però... Però sì, è mega strano. Pensa a te, tutti. No, qui è stata insomma anche la testardaggine di Fabio, dire: no, io voglio riuscire a fare un parco sul cinema, spettacoli e tutto. Infatti, ci sono voluti un po' di anni prima di. E ancora adesso, perché parecchi ancora non sanno. Ai tempi, quando parlavi di Movieland, dice: ma dove lavori? Si chiamavano Movie Studios, se ti ricordi. Movie Studios, è ovvio che mi ricordo. E quando tu gli dicevi: io lavoro ai Movie Studios, ma cos'è un multisala? Sai che stavano nascendo le multisala in quel periodo, no? Sì, quindi sì, li confondevano con del cinema proprio. Invece no, guarda che lì giriamo le scene dei film, facciamo spettacolo, eh? Ma davvero, cos'è? Sì, perché... La gente deve viverlo. Senti, deve viverlo prima. Ultima cosa, poi ti lasciamo libera. I progetti per il futuro, anche se insomma mezzi sono stati un attimo bloccati. Ho visto che... infatti purtroppo sì, però... Io almeno ho visto che qualcosa sta continuando ad andare, perché qui per esempio ne hai un esempio. Sopra hai uno sbagliato e qui hai uno giusto, perché wrong è all right, right, capisci? Bravo. Siamo noi in realtà. Lui guardava i giapponesi, io la Disney, siamo perfetti, no? A te. Sì, il mio singolo è uscito a marzo. Fatalità, non sapevamo ovviamente che arrivava questo corona e tutta la quarantena, però... noi siamo usciti lo stesso col video, eccetera. Adesso tramite insomma le videochiamate stiamo lavorando ad altro già, perché cioè noi comunque andiamo avanti e dopo, anzi, sono anche contenta perché veramente questo progetto mi piace molto, che non posso ancora svelare, però però è molto fico. E niente, speriamo veramente che si sistemi tutto, insomma, e che possa tornare a fare live e abbracciare tutti. Beh, anche perché... Lo speriamo tantissimo, anche noi. E a venire a Movieland. Ma forte. Sì, noi li aspettiamo. Delle prime cose che farò. Tra l'altro poi con Elisa parleremo anche del nuovo spettacolo che arriverà. E no, veramente speriamo di trovare un modo per ritornare a live, perché poi ricordiamo che anche per la musica in generale adesso è cambiato anche il mercato, perché una volta si vendevano tanto i dischi, gli LP,
adesso si fa molto live, perché ci sono le piattaforme digitali per le vendite dei singoli e del... Ovviamente io mi sto ingegnando un po' a fare video, a fare cose, eccetera. Infatti mi sto allenando un po' a fare un po' di cose, però ovviamente non è la stessa cosa, quindi... Sì, ho visto che stai facendo le cose sperimentali anche con collaborazioni, no? Sempre online. Sì, ho pubblicato un video del mio singolo in acustico insieme a un chitarrista e un mio amico. E sì, poi sto facendo un po' di dirette con, anche ad esempio con Sergio, che ho prima visto all'inizio che hai messo il video di Sergio. Sì. Che è venuto a fare il video musicale Moviland. Sì, esatto. E niente, insomma. Sergio era nel quarto. Sì, eravamo insieme. È vero. Lui è super, è dolcissimo, siamo un sacco amici. Ah no. E niente, insomma, sto facendo un po' di dirette, un po' di cose, un po' di robe sui social e... Finché, insomma, non mi diranno quando si potrà tornare fuori. Davanti al pubblico. Insomma, siamo tutti in attesa. E quindi, vabbè, invitiamo tutto il pubblico anche di Moviland, oltre a venirci a trovare in futuro, a scaricare il tuo brano per supportare la musica, supportare... Esatto. Assolutamente. Allora, io, Cristian, te lo dico in un orecchio, io non ho mai... desiderato così tanto essere un peluche, un orsacchiotto di pezza, non dirlo a Chiara, però veramente bello, molto molto bello, anche perché lei ha detto prima che le piaceva Winnie the Pooh, quindi è per quello, Cosa? Che prima hai detto che ti piace Winnie the Pooh ed è per quello che c'è quell'orso, giusto, no? Giusto. Hai seguito Alberto? Sì, no, pazzesco, ma io ero qua che ridevo come una... Vabbè, stavo magari... Non te l'ha fatto, però Winnie the Pooh non l'ha fatto. Però ti... Non l'ha fatto. Ha fatto Tigro. No, ha fatto Tigro, sì, è vero. Pazzesco, no, io stavo ridendo come una scema qua, vabbè. Dai. Bravi, veramente, tutti bravi. Grazie. Anche lui, insomma, ha fatto morire. Ma lui, guarda, lui resta sempre il personaggio, sì, cioè, è proprio l'immagine della Colombia, è lui. Che forti, bravi tutti, va bene. Comunque, dai, ci vediamo presto e bello averti qui, sei sempre un pezzo di storia del parco, perché comunque... Grazie. Anzi, mi sa che sei molte più cose te di tanti che sono avvicinati. Sicuro. Sicuro. Tra le braccia di Moviland e poi si vede, insomma, l'artista che è venuto fuori, vedi? Visto. Esatto, sicuramente. E allora direi che anche noi di Fin Comics, per gli eventi che ci sono a Moviland, ti diremo prima o poi di venire vestita da Vaiana, così fai anche tu la tua canzone, vieni in cosplay, vai, così. Va bene. Faremo qualcosa insieme, dai, vedrai. Va bene. Volentieri. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ma noi allora, Valerio, abbiamo parlato di... dovevamo parlare di storia di Moviland, ma con Chiara abbiamo... Ma ormai ne abbiamo parlato ed è per questo che stavo per dire appunto che da una cantante in realtà passiamo già forse ad un'altra, perché ormai anche lei è pezzo di storia di Moviland. Vediamo se ce l'abbiamo già pronta. Se è già pronta, la vogliamo subito online. Ah, sì, eccola! Elisa. E qua è pronta! Sono pronta! Ah, lì. Buonasera. È lei! This is the greatest show! Elisa! Eli. Cristian? Valerio? Prova a fare questo effetto qua. Io faccio così. Tu, Eli, fai andare il braccio e Vale fai uscire il dito. Ed esce da parte mia, capisci? No, sì, solo il braccio, vai, aspetta, vedi, esci dalla camera. Esci dalla camera. Tira via il braccio dalla telecamera, tira via il braccio. Io? Sì, tu.
Adesso entri quando entro col dito. Va, prova. Sei pronta? Sì. Vai. Vai. Perché non so dove la telecamera del Mac, raga. Adesso ti metto il dito nel naso. Ti metto il dito nel naso. Fermi, dai, toglilo. Momento idiota a quest'ora, che sono le 19:10. Dopo ci stava bene, ci stava bene. È il ruolo della pappa. Senti, abbiamo fatto un tuffo nel passato insieme a tutti i nostri amici. Parliamo un po' del futuro, Eli. Dai, sì. Sicuro? Sei proprio sicuro? Sì. Sicuro? Sì, perché ci sarà un futuro. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. No, dicevo, futuro, dicevi. Sì, allora intanto, vabbè, dicevo ai nostri amici che stavamo cercando di creare un programma ad hoc per il parco, per riuscire a partire, insomma, in sicurezza naturalmente, sia da parte dei nostri ospiti che da parte di noi, degli artisti e tutti quanti, e cercavamo di realizzare gli spettacoli che potevano essere esibiti dal vivo, all'esterno, no? Sì, per essere sicuri. Tra questi c'è la novità di quest'anno. Tu, Valerio, sei preparato? Qual è lo spettacolo? Io no, non sono ancora preparato su tutto quello che c'è di nuovo. Voglio saperlo dalle vostre bocche, perché io so alcuni piccoli pezzi e invece voglio sapere tutto. Allora, no, lo spettacolo nuovo naturalmente è... Se io faccio così? Quello lo aspetto, perché quello so il titolo, che è Medusa, giusto? Esatto. Vedi. Come verrà vista Medusa? Infatti con Elisa volevamo parlare di questo spettacolo, che arriverà presto. Anche illuminata. Allora, devo raccontarti come è nata questa cosa di Medusa. Praticamente... Ti ricordi, Eli, ero in spiaggia? Mi ricordo come? Perché io ero al parco. Lei era a lavoro. Io ero con la famiglia stravaccato sulle spiagge sarde. Mi ero preso una decina di giorni di vacanza per resettare il cervello. E fantasticavo su uno spettacolo da mandare in scena ad Halloween, giusto? Giustissimo. Allora ho iniziato a bombardare Elisa di testi scritti a caso, mi è venuta sta cosa e ho detto, ma perché non fare una storia epica su una strega cattiva però del mondo epico, perché tutti, come piace a te, Vale, sai, ci sono un sacco di spettacoli Disney che vengono sempre replicati tutti gli anni, tipo quello delle streghe. Però tu non sai che io sono un amante dell'epica, soprattutto greca, quindi questa cosa io l'aspetto da quando l'avete detta tantissimo, perché le Gorgoni, tutto quanto quello che è quel mondo lì, che erano tre, poi ovviamente la più famosa è sempre Medusa, poi ci sono le altre che sono Steno e Uriale, però come racconta cosa è successo, vai. Vedi che sei preparato alla fine. Ma infatti sono qua che vi sto ammirando, cioè vi sto proprio ascoltando come una bambina felice, sono anche in mezzo a voi, cioè proprio... Dai, ma a parte che io vengo da un liceo classico, e anche per quello, in qualche modo, insomma, dai. Anche io arrivo dal liceo scientifico bocciato tre volte. Anche io non bocciato tre volte, ma amavo la letteratura, altro no. Però avevo un insegnante di latino che mi ha fatto apprezzare il mondo epico, quindi vedi che anche gli insegnanti servono a qualcosa. Certo. No, e lì, infatti, pensavo appunto a una strega cattiva, però fuori dalle solite che sono sempre state viste. Quindi mi è venuto in mente Medusa, e poi una bella storia epica. Soprattutto bisogna essere furbi, perché Medusa è libera da diritti, perché è un personaggio storico, quindi io posso usare il nome, posso mettere la faccia, posso mettere tutto di Medusa. Liberi. E allora ho iniziato a bombardare Elisa di testi, di canzoni e musiche. Guarda se ci sta dentro la metrica, perché io non sono un cantante. Quindi dalle 10 del mattino alle 5 della sera. Però è stato molto bello. Martellata. Elisa è abituata a mandarti messaggi alle 3 alle 4 del mattino. Lo sapevo che lo diceva! Lo sapevo! Infatti, io che dormi, ti dimentichi il cellulare con la suoneria accesa, e sveglia tutti.
tutta la famiglia. Chi è che ti scrive di notte? Poi, io... con la sua voce, poi se la svegli così, poi ti fa a parte così. E... comunque, guarda, è stato incredibile. C'è stata insomma questa prima bozza dello spettacolo, però per problemi tecnici di tempistica e siccome io avevo voglia di tirarlo fuori subito, però a livello di tempi e di organizzazione tutto non si è riusciti a metterlo in scena ad Halloween. Anche perché e Fabio ha detto guarda, visto che Tomb Raider verrà sostituita, perché non utilizzare quella zona e quindi creare uno spettacolo ad hoc in quella posizione. Quindi insomma ci siamo trovati con tutto il gruppo artistico, con Nicola che saluto, e Alessandro, tutto il reparto artistico, il nostro regista, il nostro costumista, e insomma abbiamo cercato di stravolgere lo spettacolo e renderlo più commerciale, perché comunque era nato proprio con la storia epica originale, invece è stato mutato in modo da essere più commerciale. È un'avventura, praticamente è nata un'avventura con effetti speciali, con stuntman, e la storia è improntata proprio sulla ricerca del mito di Medusa, perché si racconta, questo lo dico in anteprima solo oggi visto che è il primo maggio, attenzione, no, si racconta e non lo sa nessuno, lo saprete soltanto voi, si racconta che... Venite più vicino, vieni più vicino, te lo dico. Guarda, non devi neanche dirlo, vai. Dicono che la testa di Medusa, in realtà, Perseo, sei Perseo, Trentaseo? Trentaseo. Esatto, non l'abbia riconsegnata e ridata ad Atena. La testa di Medusa è stata seppellita in un'isola di cui nessuno sa l'ubicazione e quindi esiste. E io ho le prove. Quindi, ragazzi, scopriremo forse dove sarà nascosta l'esistenza di questa testa. La testa di Medusa c'è, è seppellita da qualche parte, noi lo sappiamo e forse ve lo diremo e lo saprete anche voi un giorno, giusto? Inizia lo show. Hai capito, Valerio, hai capito? Ho capito. Quindi bisogna aspettare appunto di vedere questo spettacolo per scoprire dove è finita la testa di Medusa. Esatto. E soprattutto intanto devo trovare la mia di testa dove è finita. Poi quella ormai abbiamo la... basta, non cerchiamo più quella. Aspetta che c'è Cristian che Valerio, i commenti ci sono arrivati adesso, ragazzi. Valerio, lo vedi il commento? C'è Cristian, ciao ragazzi. Pensa quanto sarebbe stato bello se al posto di Tomb Raider avessero messo Kit Mini Jet con le famiglie che potevano guardare dall'alto i figli, i piccoli motoscafi. Sì. Vabbè, noi li portiamo in un'altra realtà. C'è anche un ponte, quindi potete guardare comunque dall'alto. Un viaggio epico. Insomma, il Kit Mini Jet c'ha la sua. Ma pensa se ci fosse stato il modo di mettere Kit Mini Jet nel lago, dove le madri e i papà salutano i bambini, ciao! Che loro se ne vanno. Proprio, vanno a scoprire il mondo proprio e salvano il pianeta del tesoro. Senti Eli, ma te raccontaci un po', quando ti ho mandato queste valanghe di robe su Medusa, cosa hai pensato? Che schifo, ma che me fa fare sto qua? No, allora, perché dovete sapere che Cristian non è che ti manda e ti spiega che cos'è, cioè solo per un attimo identificare. Lui mi manda questo testo, ok, e mi dice cosa ne pensi? E io, ma ok, non contestualizzato niente, ok. No, ma neanche cosa ne pensi, gli mando delle parole e una musica e dico, canta dentro sto pezzo, ma perché? Tutto canta. Okay. Poi pezzi che in realtà erano completamente diversi da quello a cui poi siamo arrivati, perché se nella storia dall'epico, totalmente epico, siamo andati in qualcosa di più moderno, ci siamo spostati dal moderno, a livello di musiche e tutto, nell'epico. Quindi abbiamo proprio cambiato, abbiamo fatto change, switchato tutto. Avete mischiato.
Abbiamo sì, proprio invertito le due cose. E in un primo momento, anche a livello di storia così, abbiamo creato queste canzoni e tutto, poi abbiamo ristravolto la storia e quindi abbiamo ristravolto tutte le canzoni. Quindi siamo passati da canzoni prima edite e tutto a canzoni inedite, quindi abbiamo fatto un salto anche di questo tipo nei 4 mesi che ci separavano dalla stagione e siamo arrivati alla storia di Medusa anche fatta musicalmente, quindi... che poi storia di Medusa, bisognerà vedere, perché se si trova la testa, chissà chi c'è lì, perché... Non so, io... non lo so. Se la troveremo questa testa, mamma mia, succederà di tutto, di ogni. Se verrete a scoprirlo, appunto, a Moviland. E parlando, ragazzi, cari ragazzi, perché siamo arrivati addirittura a 2 ore di diretta, e quindi adesso è anche il momento, parlando sempre di momento musicale, di ricordare che c'è qualcuno con noi tra poco, vero? Sì, tra poco, beh certo, arriverà praticamente con chi ha ideato la sigla di Moviland, quindi iniziate a pensare... È già pronto. Allora, prima di passare al nostro super ospite, Eli, ci puoi salutare accennando a cappella una delle canzoni che troveranno all'interno dello spettacolo? Pezzettino. Assolutamente sì, vado. Dai, a cappella. Vai. Ok. Sì. Lei tra le gorgoni sì era la più bella, un viso dolce e caldo come una stella, occhi profondi e pieni di un amore che scaldava il cuore. Lei come una dea sì era come un fiore, labbra perfette e di un dolce sapore, era la più amata, ma il fato era là. Di lei il dio del grande blu se ne invaghì. Son Poseidone, il dio del mare, mia sarai tu. Beh, per il resto venite a trovarci. Vai. Assolutely yes, vi prego, venite. Venite, vi aspettiamo così. Non si vede, aspetta. Grazie Eli. Grazie ragazzi. Grazie, bravissima come sempre e spero di abbracciarti presto insieme a tutto il nostro staff. Saluto tutti nel cucito per salutare anche Nicola, ciao, Alessandro, ciao, la Silvietta, Elisa, tutti. A salutiamo presto, tutti. Raga. Ciao Picco. Grazie Eli. Ciao Eli. Vale. È arrivato. Siamo qua pronti e allora lo chiamiamo alle grida di Capitano! Ciao! In alto la mano! No! Ciao, non quello! Giorgio Giovanni è qui! Come va? Ho visto che avete un bel da fare in queste dirette. È bello! Arriva lento? Ciao Val! Ciao caro, guarda che ti stiamo mettendo ben bene a posto. È Simone che ci sposta come dei pezzi di puzzle. Pensavo di giocare al gioco del 13. Bello il pezzo che stava facendo Eli. Bello. Mi piace, hai visto? Bello. Vedi che tra musicisti va, tac, pronti. In un attimo. È un madrigale, sembra un madrigale. Ma scusa Christian, perdonate l'ignoranza, questo è un pezzo inedito, cioè nel senso un pezzo che ha... oppure è edito? Praticamente noi abbiamo preso una base, in realtà è un esperimento nuovo, la base esiste già, ma non è una canzone, è una colonna sonora di... colonne sonore. Sì. Colonne sonore di film epici. Ah, infatti, appunto. Siamo in carattere. Esatto, ho scritto il testo, che ha riadattato anche Eli, e lei ha trovato la melodia da cantare sul brano. Brava, molto, molto bella, bellissima. Abbiamo le canzoni, le abbiamo fatte così perché comunque a noi servivano dei pezzi epici per questo nuovo spettacolo e le 3 canzoni cantate sono prese appunto da basi epiche. Bello, certo. Ma la testa di Medusa? La testa di Medusa?
Dov'è la testa di Medusa? Lo posso dire. No, perché io sono super appassionato, cioè non è che la conosco proprio tutta l'epica, comunque la mitologia, l'epica, perché lì si parla anche di mitologia, no, anche di mitologia, però molto bello. Per esempio, fa parte, ok, fa parte della mitologia, eh sì, perché lei, Wonder Diana, Woman, eccola qua, sì. Come dici, Val? Che appunto fa parte della mitologia anche Diana. Diana, sì, le Valchirie, sì, no? Le Amazzoni, le Amazzoni. Le Amazzoni, le Amazzoni, certo. Sì. Infatti nello spettacolo di Medusa ci saranno anche loro. Ci saranno le Amazzoni. Invece questo qua è un altro tipo di Valchiria e Amazzone, cioè è una roba. Questo è quello che faceva ai tempi... Sì, abbiamo fatto Batman of the Future, che sarebbe il nipotino di Batman, cioè Bruce Wayne, giusto, Val? Bruce Wayne. Esatto, no? Sì, praticamente in realtà non è proprio il nipote, ma è un ragazzo che viene preso da lui, sempre in varie dinamiche, e c'è appunto questo nuovo Batman, mentre sì. Bruce Wayne rimane in retrovia in qualche modo. Sì, beh, anche ricordo bene la canzone. Sì, anche perché, grazie, anche perché Bruce Wayne in quel cartone lì, in quella serie lì, è un po' invecchiato, per cui... Tu non invecchi mai, Giorgio, va dove? No, sì, un po'. Infatti, sì. Cioè, stavo pensando prima, ho detto, caspita, ma Giorgio mi sembra... uno dei personaggi di Highlander, cavolo, perché stavo pensando al film, ne rimarrà solo uno, ne rimarrà uno. No, è il momento giusto per dirlo, ne resterà è l'unica interpretazione bella di Christophe Lambert. No, scherzo, scherzo. Non mi è dispiaciuto neanche nel ruolo di Tarzan, la scimmia, però dai. Sì, è vero, è vero, è vero. Dai, Greystock in effetti non era male. Sì. No, però, no, stavo scherzando. È che dopo forse, cosa stai facendo? Chi è la madre di Tarzan? C'ha le pulci. Voglio dire, in Greystock è stato molto bravo. Secondo me forse poi dopo si è un po', parlando di cinema, ha fatto delle cose un po' minori, ecco, si è un po'... Ma lì vedi, quello che succede a volte ad alcuni artisti, sia nel mondo musicale che nel mondo cinematografico, il difficile è fare anche poi optare delle scelte che ti portano a crescere oppure a distruggerti. Cioè, il confine, no, è vero, assolutamente. Devo dire che anche grandissimi attori come Robert, io adoro, sono un super fan di Robert De Niro, però un paio di cavolate, sì. tra tutte le ha fatte. Poi tutto il resto è una figata, sono bellissimo tutto il resto, però è vero. Sono d'accordo. È vero. Cosa farai? Sì, assolutamente. Quando invecchierai cosa farai? Che ne so. Ma tanto lui è uguale a Jude Law, Giorgio, capisci? È quello il suo culo, capisci? Tanto può fare la comparsa al posto di Jude Law in qualche film. Lui ha fatto il The Young Pope, bellissima quella serie, l'hai vista? L'avete vista? Aspetta che... No, vai. Guardalo qua, eccolo. Bello, sì, fantastico. No, io non sono ancora riuscito a vederla quella serie, però mi hanno detto effettivamente che è molto bella. Bellissima. E adesso c'è The New, e poi hanno fatto The New Pope con un altro ovviamente tra virgolette sfigato, nel senso che John Malkovich è grandissimo, bravissimo, è stato fighissimo, è molto bello, veramente molto bello. C'è un film dove Jude Law con Tom Hanks, questo è mio padre, bello, l'ho visto, dove Jude era Law, mio padre. Era mio padre, bravissimo Val. Se mi correggi la prossima volta ti stacco. No, scherzo. È bastardo, vero? Bastardone. No, ha fatto bene. Dove Jude Law fa l'assassino, il killer, fantastico. Beh, allora, per rispondere alla tua domanda, visto che lui ha fatto Young Pope, adesso c'è The New Pope, io da anziano, da vecchio, farò The Old Pope. The Old Pope, certo. Sarai sempre tu, però. Io stavo vedendo invece, a proposito di mitologia, epica, storia, io sono
super, super appassionato. Allora, un personaggio che io adoro tantissimo, però non è ricostruito a Movieland, anche... Allora, vediamo che cosa... Ah, ok. Eccolo. Mazza, Simone, sei bravissimo, ti voglio come regista nelle mie dirette. Che mandi magari mandi Max che sta facendo buona pernacchia a qualcuno e la roba. No, allora io sto seguendo una serie che secondo me è molto bella, Marco Polo, però sto seguendo questa serie in particolare perché è il periodo in cui Marco Polo è alla corte, serve praticamente Kublai Khan, che è il nipote di Genghis Khan, che è uno dei miei personaggi preferiti della storia. Non era proprio buonino, Genghis Khan ha conquistato mezzo pianeta. Sì, infatti, e Kublai Khan ha conquistato anche la Cina. Diciamo che non erano proprio carini nei modi, però molto interessante. Per cui quest'anno ci sarà Medusa. Ecco, bravissimo! Pronto! Eccolo! Ecco, sulla sinistra, guarderete, sulla sinistra è Kublai Khan, il nipote di Genghis Khan, nuovo imperatore, e sulla destra Marco Polo, che invece è un cosplayer. Ah, ecco. No, comunque, mi ha incuriosito perché Marco Polo non l'ho visto. No, è bellissimo, bellissimo. Adesso andrò a vederlo e ho seguito invece un'altra serie che mi hai detto che stai guardando, che è quella di Vikings. Bellissima Vikings, ragazzi, quando è finita che non avevo più ho pianto. C'è The New King, no, The Last Kingdom, ma non è bello come Vikings. No, comunque andiamo a finirlo io. Comunque per ribadire il fatto che Marco Polo è una serie molto seria, all'interno il padre di Marco Polo viene fatto da Favino. Pier Francesco Favino, sì. Una serie pazzesca. Avranno speso 55 euro, 56 euro per farla. Però, no. Ragazzi, è veramente pazzesca. Come Vikings. Ecco, lì vedi veramente dove... Cos'è? Fox? No, non mi ricordo se Warner o Fox. Dove ci sono questi investimenti pazzeschi, e devo dire che gli investimenti pazzeschi li ho visti l'anno scorso anche a Movieland. Nel senso, non la dirigenza di Movieland non si risparmia per farci divertire. No, il discorso è che anche per quest'anno hanno veramente investito tantissimo. Certo. È arrivata sta mazzata, insomma, speriamo di uscirne, perché come ti dicevo nella diretta che abbiamo fatto tempo fa, ci sarà molto di novità, a parte Medusa, il mondo epico, che sarà un grosso show, e c'era anche l'area, quella di Space, quella con... Ah, bellissimo, sì! Il mondo spaziale, infatci c'eravamo collegati anche ai film... È vero, di fantascienza. Beh, a me piace la fantasy in generale, no? Quello che è fantasy in generale, anche perché a guardare i film che ti parlano dei problemi contemporanei, veri, eccetera, eccetera, veri. Io ci sono già, e per cui... No, io sono fatto così, poi c'è tanta gente che invece apprezza i film che parlano della vita reale, ecco. No, ma è vero, ci sono... Ma io ti capisco, guarda. Sì, anch'io. Visto... Anche loro mi capiscono. Beh, non so se l'hai visto, Gio, Sette Anime. Quello bellissimo. Di... No, ma Sette Anime è di... bellissimo, il regista... Muccino. Ecco, non mi veniva, Muccino. Ecco, vedi, per esempio, io l'ultimo bacio... Riesco a vederlo fino per 5-6 minuti. Sì, ti ammazza. Invece poi Sette Anime, la ricerca della felicità, sì. Però è un mio gusto. Poi c'è tanta gente invece che... Vabbè, allora c'è da dire che, allora, intanto che comunque chi lavora nel mondo artistico, della musica, dello spettacolo, nasce appunto per prendere il proprio fan, comunque il proprio spettatore, e teletrasportarlo in una realtà fuori dalla realtà. Certo. È quello dove porti tu soprattutto i tuoi fan, perché, e quelli che ti seguono, perché comunque anche il mondo dei cartoon
di cui tu hai fatto proprio la tua bandiera, cioè più fantasy di così, cioè io, ecco, guardalo. Se non sono appassionato, vabbè, questa è la coda di Sharon, vabbè, poi, no, io sono molto, veramente molto appassionato, sì, ho la testa qua di Sharon, sono molto appassionato, lo dico sempre, poi vabbè, la musica mi piace tutta, ovviamente, però è vero, è come dici tu, Cri, io cerco di, anche quando facciamo gli spettacoli, poi voi li avete visti, noi cerchiamo veramente di trasportare il nostro pubblico, dico noi, perché... L'ammiraglio Max ed io, Max Longhi ed io, cerchiamo di trasportare il nostro pubblico quanto si possa in un mondo un pochino più magico. Bisogna evadere, a un certo punto bisogna evadere dalla realtà e andare e trasportarsi verso un'altra realtà, perché comunque sono realtà, ecco. Beh, infatti... Assolutamente, assolutamente sì. E appunto, aspetta che ci stanno sette anime... Non era raccolta di film di sette film d'animazione giapponese. Vedi che Simone ovviamente... È giusto, giusto. Sette anime è un film bellissimo di Muccino e il protagonista è Will Smith, che io adoro, e poi c'è un'attrice pazzesca che si chiama Rosario Dawson, che io adoro, è fantastica, bellissima, bravissima. Mamma mia, bravissima e bellissima. Bravissima e bellissima, veramente. Che non è, cioè, a me fa impazzire perché è forte questo tipo di attore, attrice. Non è l'attrice, non è la bellissima, no, è bellissima, però è particolare. È particolare. È particolare, vero? Non ha quei canoni, ecco, no, scusa, di qua. questi qua sono i canoni della bellezza degli anni 50, no? Wonder Woman, così. Ecco, mentre le attrici tipo Rosario Dawson, essendo comunque belle, però hanno questa particolarità che ti porta, ti trasporta, insomma. Ti trasportano veramente in cose particolari, perché anche, se tu l'hai vista, c'è lei in Sin City, che è stupenda. No, lì è pazzesco. A proposito di bellezze, io vorrei dire che facciamo entrare anche due nostre bellezze, Simone, perché visto che siamo ormai ai saluti finali, facciamole entrare perché vogliono salutarti anche loro, giustamente. Ascolta, ci hanno accompagnato durante la giornata. Ciao! Eccole che arrivano, Erika e Diletta. Ciao Giorgio! Ciao Diletta, come stai? Scusa, faccio un attimo le orecchie di Smith. Benissimo, benissimo. C'è Alberto Pagnotta che dice concordo su Rosario Dawson. Sì, vedi, è bravo Alberto. Bravo Albertino. Alberto non è stupido, assolutamente, molto... Come va, ragazze? Vi vedo... Bene. La luce di Erika è soffusa. Sì, è quasi ora di cena e... c'è la luce soffusa. Fantastico. Senti, io prima di salutarci, Giorgio, volevo salutare tutti quelli che ci hanno seguito, ringraziare Valerio, Erika e Diletta, ringrazio Simone che ha pigiato tasti. Eccolo! Simone! Là in mezzo al suo mondo, anche lui di fantasia, come quello che regali tu a tutti i tuoi fan. E come cerca di fare il più possibile. Io saluto anche tutti i miei collaboratori del parco e spero veramente di riabbracciarli il prima possibile insieme a tutti i nostri fan e a tutti quelli che vorranno venire a trovarci. Ricordo ancora una volta che l'idea è riuscire a realizzare un'apertura che vada dalla metà di giugno a ridosso dei primi di luglio, quindi ce la stiamo mettendo tutta. Vi ricordo di supportare comunque il parco, che è un parco gestito da una famiglia all made in Italy, quindi andate su Vacanze Caneva World e usate, insomma, prendete al volo la promozione per acquistare i biglietti online, perché sono sicuro che ci vedremo presto. E Giorgio, ringrazio naturalmente te, che ormai sei brand ambassador. Grazie, ciao, grazie. Questo è un termine che ha coniato ormai. Jacopo, vabbè, io intanto ringrazio anche chi non c'è, Jacopo, Fabio, i boss, Fabio e Adolfo, Adolfo, giusto?
Alfonso. No, perché Adolfo, adesso, oggi riguardavamo delle foto vecchie della mia famiglia. Adolfo è un mio zio. Scusa, Alfonso, ti abbraccio. È vero, Alfonso e Fabio, Jacopo, li saluto. Dai, ragazzi, io sono... Tutta la mia energia va anche nella speranza che si possa riaprire prima possibile, perché lo sapete, io sono fan della casa degli orrori, devo rientrarci. Dai, ti prometto che appena apriamo ti lascio giù da solo, chiudiamo. Dai, grazie. Lasciamo lì per tutta la giornata. La vogliamo fare una foto col capitano? Dai, facciamola adesso. Facciamo entrare anche Simone, che così ci mettiamo proprio in posa. Aspetta, ringraziamo anche tutti gli amici di Comics, e ci saremo anche noi a Mobile con gli eventi. Quindi pronti per la posa? Pronti? Vado? Guarda che rifaccio. Vai. Che rifaccio. Vai, fatta! Ragazzi, incredibile fare le foto in questo modo, meraviglioso. Grazie ancora. Allora, facciamo una cosa. Cosa dici, Timo, Vale? Lasciamo Giorgio da solo a salutare il pubblico. Dai, assolutamente sì. Allora, Giorgio, ti do un abbraccio forte e ci vediamo presto. Anche a tutti. Va bene, un abbraccio anche a voi, a tutti voi. Ciao. Ciao, ipergalattico Giorgio. Ciao a tutti, ciao Cri. Allora ragazzi, io vi saluto, non vedo l'ora di tornare a Movieland, lo sapete, sempre perché voglio ritornare allo spettacolo di Rambo e in particolare alle nuove attrazioni, e vi saluto in questo modo. Luci, camera, azione, a Movieland è pura emozione. Luci, camera, azione, Movieland sei tu l'emozione, luci, camera, azione, Movieland è pura emozione, sei tu l'emozione, luci, camera, azione, Movieland sei tu l'emozione. Ciao ragazzi, arrivederci, ci vediamo a Movieland, grazie, ciao.